Sì. Posso? Allora, buonasera. L'introduzione del solo, la presentazione di tutti i greci moderni, l'interruzione italiana, per lo più riusciti qui a Palermo. Dico per lo più perché a giocare veramente il ruolo primario fuori la prima maniera che esce che continua a uscire per i diversi interessi. Sono usciti 10 volumi, sono 18 mesi, abbiamo un programma adesso, abbiamo già il programma di 5 volumi della serie Niata, che diciamo piccola, e altri due della serie Niata Magliola, dove sono usciti i due volumi dell'Istituto del Ministero della Cultura. Cominciamo però adesso a presentare un libro che è uscito in Grecia, per motivi logistici, cominciamo l'argomento. Si tratta di un'antologia di Sepharis che è uscita per i libri dell'editore Eora, Eora Press, che lo presenta alla montagna presentando il professore Giardino. Dopo che avremo finito di parlare dopo che lui avrà finito di parlare di questo libro, parleremo della Dignata e delle altre collane. In fondo alla stanza, in fondo alla sala, sono esposti volumi sempre di opere greche in traduzione italiana, comparse per varie collane, per varie case editrici negli anni precedenti. Allora, prego. Anche in piedi posso parlare. Come preferisci? Volevo evitare questo. La posizione c'è un po'. Allora, se qualcun altro si vuole sedere, si può. Se qualcun altro si vuole sedere, si può. Allora, questo è il libro, la copertina del libro. La mia voce non lo so. Sì, sì, io ho una voce, un tono basso di voce, sì. Allora, dicevo, è il secondo approccio, diciamo, di Maria Chiara Causi verso i Sepharis, perché il primo approccio per questa casa editrice è stato quello relativo alla lezione di Sepharis, il primo Nobel, che lo ha contraddistinto. È stato pubblicato, ecco, poi Sepharis, poeta greco a Stoccolma, ecco, era questo il titolo, del 2016, mi pare, sì. Innanzitutto io sono molto contento di una cosa, che senza averci mai parlato con Maria, abbia scelto come titolazione di questa antologia di Sepharis, va bene, un testo che io ho sempre amato, bene, perché è un testo anche ironico in un certo senso, cioè alla maniera di Georgos Sepharis, bene, che già conoscevo perché era stato tradotto da Enrico Livreno. Questo, su una rivista molto, diciamo, qualificata dal punto di vista scientifico, che è appunto Semicerchio. Enrico Livrei è stato, come tutti i grecisti sanno, uno studioso, diciamo, un filologo, uno studioso di grande impegno. E allora ho preso i primi cinque versi, i primi sei versi della traduzione di Enrico Livrei e poi li ho confrontati con i versi di l'universo di Maria, va bene, anche perché c'è questo problema, va bene, che a volte è un falso problema della traduttologia, va bene, sul come leggere e come interpretare. Io ritengo che ognuno possa interpretare in un certo modo in cui detta la sua sensibilità, e quindi, diciamo, anzi, le traduzioni, la plurima espressione delle traduzioni riveste particolare importanza proprio quando abbiamo la possibilità di leggere e di confrontare, il prodotto di traduzione. A tal proposito, prima di fare questa piccola lettura sui primi sei versi, a tal proposito vorrei ricordare che anche coloro che non sono, come dire, specialisti, ecco, della lingua, e faccio un esempio classico che tutti noi conosciamo, che è quello di Salvatore Quasimodo, con la traduzione dei Lirici Greci.
Salvatore, questo Imo d'altro lato riesce a modo suo, voglio dire, no? E il sumo regista del tempo, peraltro intimo amico di Quasimodo, che era Manara Valgimigli, Manara Valgimigli, va bene, prendeva un po' in giro Quasimodo dicendo sì, molto belle queste lirici greci, o meglio, molto belle queste poesie di Salvatore Quasimodo. In realtà non pensava proprio questo. Quasimodo era un autodidatta, diciamo così, tra virgolette. Però la sua traduzione era la traduzione di un poeta. Quindi con quelle, come dire, variabili creative che entrano tutto sommato nel testo, in altro modo, per altro motivo, per altro momento. Ecco. Non è un caso che tanti anni fa, per esempio, nella traduzione dei poeti arabi siciliani, i poeti cosiddetti arabo-siculi, bene che la Mondadori pubblicò per un'antologia, non chiamarono i classici traduttori, diciamo, gli arabisti, bene, ma chiamarono dei poeti, che si fecero aiutare a degli arabisti, ma poi interpretarono, ecco, e fecero una ricreazione, ecco, delle poesie arabe. E vi assicuro che quella ricreazione, assieme alle altre traduzioni bellissime, per esempio di Francesco Gabrieli, va bene, sono dei testi che vanno comparati e vanno letti contemporaneamente. E questo ci aiuta ad aprire molto quello che è il panorama espressivo di un poeta. Ecco, Enrico Livrea, in questa sua traduzione del 2015, che è poi una traduzione che lui fece in occasione del suo pensionamento, della sua nomina in merito a Siena e così via, ecco, traduce dunque in questa maniera, molto, sono due traduzioni molto, diciamo, lineari, vicine le une alle altre. Dovunque, molto bello questo incipit, dovunque mi porto il mio viaggio, la Grecia mi ferisce. E non posso non pensare, quando c'è questo incipit così, diciamo, sentimentalmente forte, va bene, a Cavafis di Itaca, per esempio, è uno dei grandi poeti che ci ha insegnato il valore del viaggio, va bene, nel senso più pieno e più bello del termine. Quindi dovunque mi porti il mio viaggio, la Grecia mi ferisce. Sul Pelio, fra i castagni, la camicia del centauro scivolava fra le foglie per avvolgersi sul mio corpo, mentre salivo per l'Erta ed il mare mi seguiva, salendo anch'esso come il mercurio di un termometro, fino a trovare le acque del monte. Ecco, alla maniera di Giorgio Seferis, va bene, Maria Caracausi. Gli stessi versi. Al Pilio, tra i castagni, la camicia del centauro, scusate, ho saltato il verso, dovunque io viaggi la Grecia mi ferisce. Al Pilio, tra i castagni, la camicia del centauro scivolava tra le foglie per avvilupparsi al mio corpo. Mentre salivo l'Erta e mi seguiva il mare, salendo anch'esso come il mercurio nel termometro, fino a trovare le acque della montagna. Ecco, diciamo, molto, sono molto vicini tra loro, cambia qualche, diciamo, qualche espressione, lo smalto di qualche verbo, e questo è interessante proprio poterlo notare per poter cogliere ancor più, va bene, quello che è la matrice della parola che un poeta, scusate, diciamo, della forza espressiva di Seferis esprime con le sue, nelle sue poesie. Con questo, nel frattempo, la Grecia viaggia, che poi troviamo nel contesto della lunga composizione di Seferis, va bene, questo valore, diciamo, anaforico e rafforzativo del significato, cioè il fatto che il poeta greco, va bene, osserva come da una finestra la sua Grecia, questa Grecia che viaggia nel tempo e che attraversa tante peripezie, tanti dolori, tanti frantumi della società. Bene. Quindi c'è questa ripetizione, appunto, questa anafora sulla Grecia che viaggia. Cioè la Grecia che viaggia dove? Viaggia nel mare, va bene, che rappresenta l'amnios primordiale per Seferis, che rappresenta il punto di partenza, il punto di arrivo, il punto di arrivo della sua civiltà. Qual è la civiltà per Seferis? La sua civiltà in cosa consiste? Nella lingua, essenzialmente nella lingua, va bene? Nel valore della lingua, nella profondità della lingua. E su questo tema, se non ricordo male, in una sua conversazione con Aragon a Parigi, che come voi saprete Seferis è stato anche un diplomatico, va bene? Quindi ha viaggiato per tutta l'Europa, per il Mediterraneo, per svolgere, e lo ha svolto anche molto bene, questo suo difficile compito di politico. E può sembrare strana questa vicinanza di funzioni, il politico e il poeta, ma non è assolutamente strana, anzi è molto importante, perché il suo impegno civile viene esercitato attraverso, appunto, la parola,
che si sostanzia poi nei fatti. Quello che dicevamo questa mattina, l'importanza della poesia, secondo anche gli scritti critici del tempo, dei primi del Novecento, che citavo appunto William Dirt non a caso, bene, hanno questo senso particolare, cioè la parola rappresenta lo scalpello per il poeta, per poter incidere sui fatti e la realtà, cioè la parola è infissa, dicevo questa mattina, nella realtà, e poi viene utilizzata come scalpello per modellare ulteriormente la realtà. Cioè questo è il modo di, come dire, di leggere la propria società, la propria dimensione sociale, di leggerla proprio. Sì. Ah, va bene, di leggerla da parte di se stessi. E quelli che sono stati i frantumi sociali sono tantissimi, tra i tanti, che purtroppo la Grecia, ma non soltanto la Grecia, l'Europa tutta ha attraversata e continua ad attraversare sotto altre forme. C'era la tragedia che poi è riportata dalle poesie, appunto, la tragedia dell'amico Asia Notte, quindi la catastrofe di cui si devono parlare, sì, che mi pare che era nel 22, se non ricordo male, e questa portò ad una, diciamo, ad una dissoluzione, bene, un movimento di profughi abbastanza consistente, oltre che un milione di profughi che ci sono stati per questa tragedia, e quanti morti, ecco, e questi li ritroviamo, ecco, questi morti per acqua, bene, durante l'incendio delle navi e così via, lo ritroviamo proprio in questa bellissima poesia, cioè alla maniera di Giorgio Sofesi. E un dato importante, ecco, c'era qui la, dicevo, ecco, sulla Maria insiste ovviamente su quello che è il valore anche polisemico del discorso della poesia di Seferisi, cioè la lingua, la storia, il mito. Ma insisto a dire, mi potrei anche correggere naturalmente se sbaglio, giusto a dire che tutto questo però ha una fotografia ben precisa, che è quella della lingua. Cioè la parola per Seferis è proprio l'immagine, come dire, calcografica della situazione sociale, della situazione politica, della situazione intima del poeta. E poi la terra. Se leggiamo questa poesia alla maniera di Giorgio Seferis, troviamo la disposizione geografica, va bene, delle città greche, e non soltanto nel senso storico, ma nel senso della orografia. E questa orografia per Seferis ha una grandissima importanza. Devo dire che l'orografia è anche citata da Seferis, ne abbiamo parlato con Maria più volte, dalla sua attività fotografica. Ti ricordi? C'è stata una bellissima mostra tanti anni fa a Palermo, proprio sulle foto scattate da Georgios Seferis, scattate in Grecia. E sono delle immagini estremamente importanti, a mio avviso, perché contribuiscono a rendere a noi lo smalto più vero della poesia di Seferis. Contribuiscono nel senso, Seferis non era il fotografo, Seferis scattava delle foto, e sono scattate delle foto da un poeta, nella stessa maniera in cui Montale non era un incisore, però faceva tantissime lastre proprio da incisione. Le acqueforti, per esempio, sulle poesie di Pound e di Montale sono interessantissime, ma sono ancora più interessanti, va bene, e non tanto per la perizia tecnica, che era, diciamo, un po' così, un po' superficiale, quanto per la disposizione dei segni. Cioè quei segni alimentano il verso di Montale, cioè sono tantissimi, poco conosciuti per la verità, come, quindi alimentano la poesia di Montale come le parole alimentano i segni. Cioè quindi c'è questa interferenza, o meglio questa intersezione tra quello che è la visione del segno e la visione della parola. Moltissimi poeti, e non l'ultimo, il nostro Rizzo, ha una, come si dice, una segreta elaborazione di segni, attraverso pitture non conosciute, attraverso grafiche, attraverso disegni e così via. Rizzo è anche uno di questi, se non ricordo male. Certo. Infatti abbiamo pensato sempre di vedere, di scoprire, sì, questa, sì, di mettere in evidenza, va bene, attraverso i qualche... sassi dipinti di Rizzo sono abbastanza... Sì, e quindi quando si legge la poesia e c'è la possibilità di vedere i segni, sarebbe veramente opportuno in farli incontrare e leggerli contemporaneamente. Questo ci aiuta molto a capire la dimensione della poesia. Lo stesso, per esempio, per un poeta italiano. Ebbene,
che io amo moltissimo, Bartolo Cattafi, che poi era un poeta anche nato qui in Sicilia, va bene, vissuto però buona parte della sua breve vita a Milano. Ecco, Cattafi ha tutta una serie di materiali scenici, va bene, che alimentavano la sua poesia, e alcuni suoi libri, va bene, uno dei più recenti, diciamo, negli anni Ottanta, va bene, che prendeva appunto il nome di Segni, partiva esclusivamente da questa elaborazione segnica della realtà. È un sentimento, tra l'altro Cattafi era un conoscitore della poesia greca, un innamorato della poesia greca, va bene, parteva proprio dal senso della mediterraneità, le cuore a presenza della storia dell'Occidente, cioè il Mediterraneo praticamente. E vediamo di leggere, c'era in greco sì. Hai numeri. Bottiglia sto pelago. Tris brachi, nega canena pesca, chena rimoflis. C'è parapan, figli e tuo figlio, andigrameno, xanafisi. Tris brachi si schima pigli, scurdiasmeni. Liga canena pesca, magra che chitri. Chena che travano spitaci, famena sono svesti. C'è parapan, a come forles fores, figli e tuo figlio, ξαναρχίζει και η μακοτά, ως τον ορίζοντα, ως τον ουρανό που βασιλεύει. Εδώ αράξαμε το καράβι, να ματήσουμε τα σπασμένα κουτιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πήγαν είναι βαθιά και ανεξερεύνη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλλία. Εδώ, μέσα στα βότσαλα, βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στο ζάρι. Το κέρδισε ο μικρότερο και χάθηκε. Ξαναμπαρκάζω με τα σπασμένα μου σκουφιά. Bottiglia nel mare. Tre rocce, pochi pini bruciati e una chiesetta solida. E di seguito lo stesso paesaggio, copiato, ricomincia. Tre rocce in forma di posta, arrugginite. Pochi pini bruciati, neri e gialli, e una casetta quadrata sepolta nella calce. E di seguito ancora molte volte lo stesso paesaggio ricomincia a scavare, fino all'orizzonte, fino al cielo che tramonta. Qui attraccammo la nave per riparare i remi rotti, per bere acqua e dormire. Il mare che ci afflisse è profondo e inesplorato, e dispiega una sconfinata bonaccia. Qui in mezzo agli scogli trovammo una moneta e ce la giocammo il dado. Vinse il più giovane e morì. Ci imbarcammo di nuovo con i nostri remi rotti. No, quello dalla fine di un po' italiano. Quindi non la traccio. Io ti faccio un'altra. Quello è un prezzo di 6 euro. Lì guacomi, c'è questa matizio io. Taxificati servis, fissi senza sternato chili. Dopo lì quell'aris e tris fores mon. I savra, pano stenaspi petra, meni a chimichi, chi tasano da stortigmeno forte, e chi pugolistri si edun grovagliati. Madre chitaruga, serni una vacica rai, si là, sto solo di vallagno. Vesto, fanixi, anastassi mio vino. Ancora un po' e si fermerà il sole. Gli spiriti dell'alba hanno soffiato nelle conchiglie secche. L'uccello ha cinguettato tre volte soltanto. La lucertola sulla pietra bianca resta immobile, guardando l'erba annebbuta laddove scivolò il colmo. Un'ala nera trascina una riga in alto. Nel torbido dell'azzurro. Guardalo, si aprirà. Doglia di resurrezione. Tora, ne toglio meno moliri tu crisana, tolambirisma tu con le chierinute lave, in vimia o l'occhio di stisois, che to perasma, che to stamatima, che to plagiasma, che to timeri.
Ταχύ το χαϊδεμένο δέρας, όλα γυρεύουν με καούν. Όπως το πέφκο κατά μεσήμερα, κυριεμένα από το ρυσίνι, βιάζεται να γεννήσει φλόγα και δεν βαστά πια την πεδομή. Φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη στάχτη και να τη σπείρουν. Ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά. Και εκείνα ακόμη που δεν πέρασαν, πρέπει να καούν τούτο το μεσημέρι που καρφώθηκε ο ήλιος στην καρδιά του κατόφυλλου ρόμπου. Ora, col piombo fuso della divinazione, il luccichio del mare estivo, la nudità di tutta la vita, e il passaggio, e la sosta, e il coricarsi e lo slanciarsi, le labbra, la pelle accarezzata, tutte le cose vogliono bruciare. Come il pino in pieno mezzogiorno, posseduto dalla resina, si affretta a generare fiamma e non resiste più al tormento. Tu chiami i ragazzi a raccogliere la cenere e a spargerla. Ciò che passò, passò giustamente. E le cose che non sono ancora passate devono essere bruciate questo meriggio che il sole si è inchiodato nel cuore della rosa centifoglia. Ormai non sono greco, ma anche italiano. Le poesie sono state lette, fanno parte della raccolta delle poesie segrete di Sapienza. Sì. E quella del liceo precedente fa parte di un, diciamo, di un assetto poematico, che era il romanzo, praticamente, quello che ho anche il romanzo, dove appunto nel romanzo troviamo la possibilità di un'apertura dei significati veramente estremamente ampi, una polisemia appunto. Ed è un modo anche per leggere se stesso, lo definiva lo stesso Sefensi, cioè conoscere se stesso attraverso appunto queste 24, mi pare che sono 24 stazioni. Come i canti dell'Odissea. Esatto, come i canti dell'Odissea. Se guardiamo le citazioni di, a volte un po' criptiche, altre volte invece manifeste, di Sefensi sulla poesia classica greca, sono tantissime, bene. Omero, bene. Eschilo, Euripide, ma anche i moderni. E se non ricordo male, con Rambò si apre una citazione, appunto una chiave di lettura nel romanzo. Va bene, e forse avevo segnato qualche parte, sì, dove dice se ho fame, sono versi di Rambò, questo, non è che di terra e di pietre. E il significato è lampante, quella, diciamo, quella poetica, la poetica di Sefensi è fatta di terra e di pietra, ebbene, è fatta della terra e della pietra di Grecia. Su questo è inequivocabile, se la può. Sì, e no. Quando dicevo poc'anzi sulla fotografia, avevo citato soltanto qui, aspettate, ecco, Coriza, Sine, l'isola di Porsola, Branda, Maalula, per esempio, la fotografia di Maalula è qualcosa di notevolissimo. Cioè per, diciamo, come dire, l'imponenza rinascimentale, ecco, della terra, cioè in questo caso della roccia, e poi di quelli che noi siciliani, grazie alla lettura di Consolo, di Bufalino, di questa letteratura neobarocca, chiamiamo paesi umani, cioè l'umanità che vive in rapporto stretto, ecco, con la terra. E guardate che questo non è soltanto un pensiero poetico, ecco, oltre che una necessità del tempo, ma ora oggi è diventata una necessità dell'oggi, va bene, una serie di architetti, va bene, che partono da una scuola milanese negli anni 90 e ora collaborano un po' in tutto il mondo, va bene, stanno lavorando proprio su questo versante, cioè abitare la terra, cioè quindi costruire, ove non è possibile, ove è possibile non costruire, cioè utilizzare la morfologia terrestre di alcuni luoghi per consentire un'abitazione più, direi, più civile, ecco, tra virgolette. Ecco, quindi questo sentimento di ritorno, diciamo, oggi si direbbe ecologico, va bene, ma di ritorno, diciamo, io preferirei dire fisiologico alla terra, va bene, è molto sentito, oltre che sul versante letterario, poetico, architettonico, sul versante proprio etico, sul versante morale. E questo, in questo, ecco, molta poesia contemporanea, come dicevamo stamattina, parlo delle generazioni più giovani, che sono ancora più sensibili in quanto vittime del degrado, ecco, del Novecento, in questo senso lo dico,
Ecco, c'è questa tensione, questa capacità di volere mutare i nostri atteggiamenti, ecco, e di volere mutare le nostre conoscenze, certamente, va bene, arditissime rispetto a quelle di 50 anni fa, di 60 anni fa, ecco, e quindi metterlo a disposizione in maniera etica, ecco, nell'ambito, ecco, diciamo, usarla come chiavistello, ecco, per regolare la nostra esistenza, la nostra vita. E senza perdere, ecco, senza perdere l'affondo, ecco, nella memoria storica, va bene, e soprattutto nella lingua. In questo c'è una poesia di Seferis, che qui però non, mi pare che non è contemplata, che è Cisterna. L'avevo citata, che è, possiamo dire, emblematica, è una metafora, ecco, della poetica di Seferis. Cioè, la cisterna che cos'è? È qualcosa che poi residua al fondo di questa cisterna, residua, diciamo, un terriccio, bene, che porta però con sé tutti gli umori e tutte le componenti di quel territorio. Ecco, questa cisterna non è altro che la nostra memoria, il nostro potere di rammemorazione, lo dico in termini asserliani, va bene? Cioè, quindi capacità di estrarre, e quindi la cisterna non è altro che la nostra coscienza. In questa nostra coscienza, bene, noi dobbiamo rastrellare quello che ormai si è sedimentato nel tempo e in questo modo, ecco, far riemergere, va bene, quello che è utile, ecco, alla nostra storia umana. Se siamo stati capaci come scienziati di mettere in evidenza quello che è il grande registro della vita, che è il genoma, ecco, non vedo perché non si può mettere in evidenza quello che è il genoma ideale, l'idealità del nostro genoma dei ricordi, va bene, attraverso il sogno, attraverso un'analisi introspettiva, attraverso il rispetto delle cose. Perché se noi rispettiamo le cose, emergono altri fattori, emergono ricordi che noi avevamo ovviamente sepolto in questa, diciamo, ressa modernista, va bene, che ci porta, va bene, senza dubbio ad una accelerazione notevolissima, ma anche a un non vedere le cose. Che il viaggio, se vogliamo vedere, deve essere lento. Se un viaggio, diciamo, veloce come lo si concepisce oggi, è soltanto uno spostamento di corpi, non è evidentemente un viaggio. Il viaggio è conoscenza, dice Cavafis. Il viaggio è conoscenza. La Grecia viaggia in questa conoscenza, a volte dimenticando le cose, e noi le dobbiamo riscoprire, dice invece Seferis. Ecco, tutto questo io credo che sia importante e fa comprendere come i poeti non sono soltanto dei cantori, come potevano essere in alcuni tempi della nostra storia passata, va bene, che intrattengono i nostri neuroni. No, sono invece quelli che devono esercitare un'azione ginnica sui nostri neuroni, cioè nel senso devono stressarli. Va bene? E in questo stress continuo, a volte anche doloroso, voglio dire, va bene, il poeta ha il compito, e Seferis questo lo sapeva molto bene, ha il compito di porre sul piatto quelli che sono gli elementi, non del passato, ma gli elementi del passato che vivono oggi. Va bene? Perché la stoffa è tutta una. Cioè, questa storia, bene, questa storia del mondo, intendo dire, è una stoffa avvolta in un fulcro, va bene, di fuoco, va bene. Noi dobbiamo svolgere questo, continuare a svolgere questo fulcro, da questo fulcro, questa stoffa. E è la storia della nostra esistenza, con gli stessi valori. E ricordo che in un bellissimo libro di tanti anni fa di Kohler, che era uno studioso dell'Amerindia, della cultura amerindia, ecco, scrisse delle pagine bellissime per la sua enorme commozione, per avere trovato nello stretto di Gibilterra, nella roccia, nel rock di Gibilterra, che rappresenta anche un piccolo ripostiglio, dicono gli archeologi, di cose importanti dal punto di vista archeologico, ha trovato un piccolo flauto, va bene, di avorio, piccolissimo, che era una sorta, diciamo, è stato calcolato dagli specialisti, una sorta di giocattolo, va bene, che dall'inizio dell'Homo sapiens, dopo il Neanderthal, va bene, incominciarono a costruire queste cose. Ecco, lui non capiva, sollecitava dicendo questo, non capisco perché questo non fa parte della storia dell'arte, voglio dire, fa parte dell'archeologia. Cioè, questo dovrebbe far parte della storia dell'arte. La storia dell'arte, se guarda i manufatti, va bene, dovrebbe cambiare anche indirizzo, non dovrebbe viaggiare soltanto sul versante simbolico. Comunque, per dire che questi oggetti fanno parte anche questi di tutta questa stoffa continua,
cioè delle varie culture, non quelle dicotomizzate come siamo abituati oggi a pensare a cultura scientifica, cultura umanista e così via. Oggi anche i nostri filosofi, i nostri sociologi insistono giustamente, va bene, con a capo Edgar Morena, a dirci guardate, riversate, vi preghiamo, riversate sul catino biologico, riversate il catino umanistico e mescolate tutto insieme. Ecco la visione, diciamo, di un orizzonte, diciamo, rinnovato, non nuovo, rinnovato della cultura. E in questo, devo dire, questa la cisterna di Seferis non è che questo, cioè è un catino, bene, dove si è rappresa tutta questa memoria e deve essere risondata e deve essere verificata. E mi pare che la cisterna era del 1932, se non ricordo male. Ho annotato questi versi del quaderno delle tre poesie segrete, ecco, e che vi voglio leggere perché li trovo estremamente belle. E dicono così, sono due piccoli movimenti. Foglie di lamiera arrugginita per la povera mente che vide la fine, gli esigui luccichini, foglie che turbinano con i gabbiani, inferociti dall'inverno. Come si libera un petto, i danzatori divennero alberi, un grande bosco di alberi lunghi. Bruciano le alghe bianche, graie, affiorate, senza palpebre, figure che una volta danzavano in fiamme pietrificate. La neve ha coperto il mondo. Ecco, questo aspetto del silenziamento del mondo, di un certo aspetto, ecco, inderogabile e anche deleterio del progresso, parola che Pasolini detestava cordialmente, bene, inteso come si intende in senso, diciamo, di crescita commerciale. E, ecco, la neve ha coperto il mondo. Allora bisogna di nuovo, poi dicevo in una lettera ad Aragon Seferis, bisogna togliere via tutta questa ibernazione, ecco, della terra, riscavare, fare noi le cisterne sulla terra e riprenderci quello che è stato sepolto dall'incuria dell'uomo. Ecco, questo credo che sia il messaggio, diciamo, più bello che un grande poeta come Seferis ha potuto lasciare. Ora, io ho finito, va bene, mi piacerebbe però che fosse la traduttrice del libro a leggere lei qualche verso. Va bene, diciamo, non mi piace sentire i poeti, va bene. Allora, io amo moltissimo Seferis, per me questa traduzione è stata una specie di premio. Ho cominciato a Natale, sono delle poesie che conoscevo già, però questo progetto come ora è iniziato in inverno e quindi ho cominciato proprio a tradurre in pistola nel giorno di Natale. Ora non so quali sono le poesie che amo di più, una che amo moltissimo sicuramente è Sopra un verso straniero, forse potrei leggerne qualche, sì. Però devo trovare i miei occhiali. Ti posso aiutare? Perché altrimenti, sì, un attimo solo. Oh. Oh. Ma altrimenti solo con la grazie. Devo dire che mi succede un po' questo con Seferis. Molte volte leggo una sua poesia e dico, ah, questa è la mia poesia preferita. Poi ne leggo un'altra e dico, questa è la mia poesia preferita. Poi ne leggo un'altra ancora. E quindi, insomma, è così una passione senza fine. Forse sì, Sopra un verso straniero, però mi torna molto alla mente. Ma il re di Asine, io sono stata recentemente ad Asine, proprio, mi pare una settimana fa, era proprio una settimana fa. Forse ieri, era il 22 forse, sì, quindi ieri 8 giorni. E questo soggiorno ad Asine è stata estremamente emozionante. Ma adesso vediamo Sopra un verso straniero, se la trovo. Questi, ho sempre problemi con gli indici nei libri. Grazie. Naturalmente la leggo in italiano perché il mio greco comunque tradisce la mia provenienza geografica. Felice si fece il viaggio di Odisseo. Felice anzi alla partenza sentì forte l'armatura di un amore, spiegato contro il corpo come le vene dove il sangue rimbomba. Un amore dal ritmo indissolubile, invincibile come la musica ed eterno. Perché è nato quando siamo nati e se muore insieme alla nostra morte,
non lo sappiamo, noi né alcun altro. Prego Dio che mi aiuti a dire in un istante di grande felicità quale sia questo amore. Me ne sto a volte circondato dall'esilio e sento il suo lontano rimbombo, come l'eco del mare che si è unito a un inspiegabile temporale. E si presenta dinanzi a me ancora e ancora il fantasma di Odisseo, con gli occhi arrossati dalla falsedine dei flutti, e dal profondo desiderio di rivedere il fumo che esce dal calore della sua casa, e il cane, che è diventato vecchio aspettando sulla soglia. Sta ritto in piedi, alto, sussurrandogli tra la barba incanutita parole della nostra lingua, come la parlavano 3.000 anni fa. Tende una mano incallita dalle gomene e dalla barra del timone, con la pelle segnata dalla tramontana, dalla canicola e dalla neve. Si direbbe che voglia scacciare da dentro di noi un ciclope sovrumano che ha un solo occhio, le sirene che quando le senti ti dimentichi di te stesso, Scille e Caribdi, tanti nostri complessi che non ci permettono di pensare che è stato anche lui un uomo che ha lottato nel corpo, nel mondo con l'anima e col corpo. E il grande Odisseo, quello che fece costruire il cavallo di legno, e gli Achei conquistarono Troia. Mi immagino che venga a spiegarmi come costruire anch'io un cavallo di legno per conquistare la mia Troia. Perché parla umile e tranquillo, senza sforzo, come se mi conoscesse, come un padre, o come quei vecchi marinai che appoggiati alle reti, quando il vento infrudeliva nella tempesta, mi narravano nella mia infanzia il canto di Eratocritos, con le lacrime agli occhi. Quando tremavo nel sonno, ascoltando l'iniqua sorte di Aretì che scendeva i gradini di marmo. Mi dice la dura pena di sentire le vele della tua nave gonfiate dal ricordo e la tua anima che diventa timone, ed essere solo, al buio dentro la notte, senza nocchiero, come la culla nell'aia. L'amarezza di vedere i tuoi compagni naufragati tra gli elementi, dispersi uno ad uno. E come curiosamente diventi adulto parlando con i morti, quando non ti bastano più i vivi che ti sono rimasti. Parla. Vedo ancora le sue mani che sapevano forgiare se era scolpita bene la Gorgone a prua, regalarmi un mare azzurro senza fondo, un mare azzurro senza onde nel cuore dell'inverno. Grazie, Sofia. Grazie, professore. Grazie a voi. Che dire? Viva la poesia. Viva la poesia, viva Soferis, viva la Grecia, naturalmente. E tra un po' passeremo un altro libro. Grazie, grazie mille. Hai anche una versione stampata di quella cosa scritta per Eratocritos? Sì, ma l'ho data a lui. Ora devo vedere se l'ho mica. Sì, ma c'è un po'. L'ho data a Rotolo. Sì, non ce l'hai, quindi appena ce l'ho nel computer, ce l'ho nel computer. Allora facciamo leggere al computer. Sì. Non stiamo filmando adesso che parliamo. Siamo in diretta. Il bello della diretta. Il bello della diretta è questo. Va bene, facciamo un minuto di pausa. Grazie. Ora la
Di 18 mesi e 10 volumi, e cioè 8 nella serie Ignata, di cui presenteremo stasera i numeri 4, 5, 6, 7 e 8. Non vi spaventate. Ci sono poi due volumi di Ignata Maiora, Ignata Maiora 1 e Ignata Maiora 2, di cui abbiamo parlato stamattina durante questa celebrazione dei 90 anni della cattedra di Neogreco. Oltre però a Ignata si prepara una collana di nome Rognosini che era stata ideata dalla nostra compianta collega Ines Di Salvo. Purtroppo i volumi ancora non sono in circolazione, però ci risulta che siano pronti e che quindi circoleranno presto. Nell'attesa della circolazione di Rognosini ci dedichiamo a Ignata. Allora, i volumi 1, 2 e 3 di Ignata, che si chiama così perché Ignata è una parola neogreca che vuol dire gioventù. Perché Ignata? Perché i traduttori di Ignata sono tutti giovani, giovani studiosi o giovani laureati o addirittura giovani studenti, ancora studenti, ma evidentemente con un livello di conoscenza del neogreco già abbastanza avanzato, che frequentano l'Università di Palermo. Quindi Ignata è per i giovani, dei giovani, ed è legata indissolubilmente alla città di Palermo. Diciamo che per certi versi è un po' proibita, è un po' una riserva, è solo per i neogrecisti che vengono all'Università di Palermo. Questo non vuole essere un limite, non vuole essere una barriera assolutamente, però serve a offrire, diciamo così, uno sbocco privilegiato all'attività metafrastica di tanti giovani che amano tradurre e che avrebbero difficoltà a trovare editori altrove. Unità Press è una, cioè Palermo University Press, è una casa editrice illuminata che per la sua stessa natura, per il suo stesso nome, è strettamente legata alle attività dell'università ed è quindi sempre disponibile a questa collaborazione. Perché tradurre? Tradurre non è tradire, come si diceva qualche volta, come si dice ancora qualche volta, tradurre a mio avviso, e questo lo dico ed è sempre quello che cerco, il messaggio che cerco di passare ai miei allievi, tradurre è una specie di doppio atto d'amore, è un atto d'amore verso, di amore proprio, di passione, di innamoramento verso un'opera e poi anche verso il proprio prossimo, perché ci innamoriamo di un'opera e ci piace così tanto che la vogliamo condividere con gli altri. Quindi c'è qualche cosa che ci viene da quest'opera, ci piace, ci attira, ci conquista, la traduciamo e la facciamo conoscere ad altri. Traduzione e condivisione, prima di tutto. E il volume 1, che è stato dedicato, che contiene le poesie del nostro compianto amico Costas Vrettakos, è stata presentata nel, il primo volume è stato già presentato nel gennaio del 2020, proprio subito prima che scattasse il lockdown, praticamente. I volumi 2 e 3, che comprendono rispettivamente un'opera mai tradotta in italiano, di Nikiforos Vrettakos, un'opera importantissima, Due uomini parlano della pace del mondo, un'opera che risale alla,
alla metà del Novecento e che esprime con, dove il poeta esprime con chiarezza quella che è la sua visione del mondo, improntata al pacifismo, all'amore del prossimo, a ideali che sono assolutamente umani. Il terzo volume, curato da Enrico Palumbo, è invece la rivisitazione neogreca di una commedia mutila di Menandro, Lo Scudo. Approfitto per dire che questa commedia, oltre ad essere stata studiata da Enrico Palumbo come oggetto della sua tesi di laurea, oltre ad essere stata tradotta e di avere quindi costituito il terzo volume della serie Ignata, è anche stata messa in scena con successo, mi pare, è stato settembre o era agosto? 30 agosto, ecco, a cavallo fra agosto e settembre, un mese fa esattamente, con grande successo. A questo punto invece passiamo al numero 4. Il numero 4 della Niata 4 contiene dei racconti che sono ispirati alla catastrofe micrasiatica, quella di cui parlava poco fa il professore Gervino, quella che ha ispirato Seferis e che ha costituito, secondo lui, per lui, la vicenda più dolorosa del Novecento. Questi quattro racconti che sono compresi nel volume sono molto diversi tra loro e quindi danno anche prova della straordinaria versatilità del traduttore che cambia registro, perché c'è il registro tragico ma c'è anche quello grottesco, direi anche, e c'è quello più elegiaco, diaristico, quindi essere in grado di variare il registro linguistico e il registro, come dire, narrativo di queste opere, di questi racconti, naturalmente non può che essere un documento in più, qualora ce ne fosse bisogno, delle capacità metafrastiche eccellenti del nostro Francesco Scalora, che è ormai praticamente un docente, non è più un giovane, ma è un professore, sia pure a contratto, però un professore. Infatti è uno dei giovani adulti, diciamo così. Allora lascio la parola a coloro che presenteranno il volume. Perché coloro? Perché la presentazione è stata scritta da Sara Manali, che è una dottoranda in comunicazione, se non sbaglio, mentre sarà letta da Lucia Pizzo, dato che per un contrattempo imprevedibile Sara Manali non può essere con noi. Evidentemente però anche il traduttore è disponibile a rispondere a qualche domanda o a dire qualche cosa dopo che avremo sentito. Quindi io mi ritiro in buon ordine. La parola alla lettrice. Ecco qua, io semplicemente leggo la presentazione di Sara Manali. Con grande piacere si presenta Voci da Leggeo. Questo è il testo curato da Francesco Scalora, pubblicato nel 2020 nella giovane collana Niata della Palermo University Press. Il curatore si inserisce più che legittimamente in questo contesto, sia per ragioni anagrafiche, sia perché all'Università di Palermo si è formato, lì ha trascorso i primi anni delle sue ricerche e con l'Università di Palermo continua a collaborare. Dopo gli anni di dottorato in cotutela con l'Università di Creta, è stato poi ricercatore all'Università Capodistriana di Atene, all'Università di Padova e attualmente ricercatore presso il Centro di Studi Ellenici della Harvard University. Voci dall'Egeo, il suo primo libro per Niata, e ci auguriamo non l'unico, è una piccola antologia composta dalle traduzioni di racconti, quattro nello specifico, di autori greci provenienti dall'Asia Minore. Il libro si apre con l'autorevole prefazione della professoressa Renata Lavagnini, cui seguono i racconti scelti e tradotti dal curatore, i racconti di Stratis Doukas, nato a Mosconisia, un'isola turca di fronte a Lesbo, il racconto di Diosio Tiriu, nata in una cittadina a sud-est di Smirne, e di Fotis Kondoglu, e infine di Ilias Venezis, entrambi provenienti dalla città turca di Ayvalık, sulla costa Egea. Ciò che collega gli autori e l'autrice tra loro, come immaginabile, non è solo la provenienza geografica, la sia minore, ma anche e soprattutto la comune vicenda umana che ne deriva, strettamente collegata con la produzione letteraria, tanto da influenzarla in ordine ai temi trattati, inevitabilmente influenzata dagli eventi del 1922 in maniera diretta o indiretta, dall'abbandono forzoso della propria terra natia o, nel caso di scelta deliberata, dall'impossibilità di farvi ritorno. La catastrofe dell'Asia Minore, d'altra parte, è un evento realmente spartiacque nella storia della Grecia e dei Greci,
che segna un prima e un dopo a tutti i livelli, lo si voglia leggere. L'esercito greco, impegnato dal 1919 nel conflitto greco-turco intrapreso a seguito della Prima Guerra Mondiale, venne irreparabilmente sconfitto nel 1922 dopo una serie di successi bellici e costretto alla ritirata. La fine del conflitto obbligò le comunità greche presenti da secoli in Asia Minore all'allontanamento irreversibile dalle proprie terre, dalle proprie case e dalle proprie vite. Se da un lato dunque dal punto di vista della politica estera greca la catastrofe decretò la fine del progetto dell'ammiraglio Idea, che prevedeva l'allargamento della sovranità greca per mezzo dell'annessione di territori limitrofi in cui vivevano popolazioni di lingua ed etnia greca, dall'altro rappresentò non solo un fallimento, ma un vero e proprio dramma nazionale. L'abbandono dell'Asia Minore da parte di quelle popolazioni, che poi col Trattato di Losanna del 1923 diventò un formalizzato quanto drammatico scambio di popolazione tra Grecia e Turchia, ebbe dunque contorni di un'operazione chirurgica, asettica, una rimozione e un impianto. Naturalmente la manovra non poteva essere neutra, condusse a nuovi sviluppi demografici, sociali, urbani, con la formazione di nuovi quartieri e città a cui venne attribuito il nome della località abbandonata, né a Smirni né a Filadelfia, come viene ricordato nella prefazione. Se si considera che l'operazione interessò circa 1.500.000 individui, si riesce a comprendere quanto possa essere stato devastante l'impatto sulle popolazioni da entrambi i lati. Lo sottolinea proprio il curatore Francesco Scalora, pagina 88, nella sua nota storico-letteraria. E così dice: lo scambio di popolazione greca e turca operata secondo criteri di omogeneità etnico-religiosa coinvolse un numero tragicamente alto di persone ed ebbe gravi effetti politici, economici e sociali su entrambi gli stati, mutando definitivamente l'assetto etnolinguistico e geoantropologico delle regioni coinvolte, in particolare della Grecia, che si trovò ad accogliere un numero straordinariamente alto di profughi, 1.300.000 persone, in un contesto demografico ben diverso da quello odierno e non sempre disponibile all'accoglienza e all'inclusione. Accoglienza e inclusione erano invece, in qualche modo, gli emblemi della convivenza a Smirne a quei tempi, una città realmente cosmopolita, nella quale si contavano presenze tanto turche quanto greche, armene, ebree, europee in senso lato. Simbolicamente e concretamente, infatti, è l'incendio della città di Smirne nel settembre 1922 a diventare emblema della catastrofe e a determinare un punto di non ritorno. La città venne quasi distrutta dalle fiamme che la consumarono per giorni interi, particolarmente concentrate nei quartieri a maggioranza greca e armena, i quali nelle settimane precedenti si erano particolarmente sovraffollati con l'arrivo in città di decine di migliaia di greci, fuggiti dall'entroterra per sottrarsi alla rappresaglia turca. È proprio da Smirne, dall'abbandono di Smirne, prende le mosse il primo racconto, Storia di un prigioniero, di Stratis Dukas. Tutta questa vicenda, d'altra parte, non poteva non avere impatto sulla produzione letteraria, artistica, culturale di quelle popolazioni, tutta accomunata dal disastro che derivò dagli sfavorevoli esiti bellici per le popolazioni greche. Vicenda resa ora in forma di racconto autobiografico, ora sotto forma di espedienti letterari, ora come ricostruzione storica basata su fonti scritte e orali. La sensibilità e l'intelligenza di Francesco Scalora, il curatore appunto, oltre ad aver tradotto con una prosa coinvolgente, evocativa e in alcuni passaggi raffinata, sta anche nell'aver scelto racconti di diverso tenore, drammatici e ironici, diaristici e no, quasi a voler restituire una sorta di campione del vasto catalogo della produzione letteraria greca sull'evento. Nella strutturazione del libro è particolarmente originale l'idea di porre al suo centro un apparato di contesto a corredo delle traduzioni, il quale apparato, benché si riferisca al lungo racconto di Dukas, si rivela profondamente utile per collocare tutte le opere nella storia e nella letteratura della Grecia contemporanea storico-letteraria. La nota storico-letteraria è certamente importante, perché la materia di cui tratta il libro è pur sempre letteratura, scritta a modo di diario, ma non costituisce una fonte primaria, è un modo appunto più che per raccontare la storia, per raccontare le storie personali di gruppi sociali e quindi storie collettive. Però la modalità narrativa scelta, volta all'immediatezza del discorso, senza una particolare ricercatezza nello stile, nel lessico, ma con una forza evocativa poco romantica, molto cruda e diretta, in qualche modo simula la spontaneità, rendendo i racconti quasi dei documenti. La scelta dei racconti è ammirevole anche per questa ragione, cioè per aver scelto materiale narrativo utile alla ricostruzione storica.
E in effetti il curatore sottolinea questo, molto bene questo aspetto, definendo in alcuni passaggi questi racconti come delle deposizioni in cui documento storico e letteratura si fondono, offrendo un quadro affidabile e sincero delle vicende trattate. Questo mi sembra soprattutto evidente nell'ultimo racconto delle piccole antologie, Esodo, Genesi, in cui l'autore si preoccupa anche di citare le fonti da cui ha tinto per la narrazione. Il Centro di Studi Microasiatici ha svolto un lavoro brillante per salvare la memoria di quel tragico evento storico. Per anni questo centro ha inviato i suoi collaboratori tra i sobborghi ateniesi per raccogliere le testimonianze di quell'esodo. In questo modo sono stati raccolti negli archivi del Centro di Studi Microasiatici migliaia di schede e testimonianze. Applauso e ringraziamento vanno dunque al curatore, Francesco Scalora, per aver consentito a una fetta più larga di lettori di accostarsi a storie e racconti poco frequentati. Ma forse vorremmo sentire qualcosa anche dal traduttore e curatore. Non credo che ci sia nulla di importante da dire, credo che anche Sara Manali, che così gentilmente ha inviato questo testo, abbia ben descritto, insomma, il libro. Una cosa che invece forse è importante ricordare è che quest'anno la Grecia festeggia un anniversario molto importante, sono i 200 anni dall'inizio della rivoluzione. Il 2022 sarà altresì un altro anniversario molto importante, sono i 100 anni dalla catastrofe dell'Asia Minore. E i preparativi per il 2021, per i 200 anni della rivoluzione, sono stati preparativi molto importanti, così come anche i festeggiamenti ancora in corso e alcuni addirittura rinviati per il 2022 per motivi che potete ben immaginare. Ci auguriamo che anche per il 2022 ci possano essere una serie di attività e di iniziative anche qui a Palermo, che insomma pensate per ricordare un evento che ha realmente segnato la storia contemporanea della Grecia. Un avvenimento tragico, perché quando pensiamo allo spostamento di 1.500.000 persone da un territorio all'altro, significa creare uno sconvolgimento demografico, culturale, come detto antropologico, importantissimo. E questo è ancora visibile nella Grecia di oggi, è ancora visibile in molti quartieri di Atene. E credo che non ci sia famiglia greca ateniese che non abbia nella sua storia una piccola storia da raccontare, che vada un po' a completare questo mosaico così triste. Ecco, quindi questo libro nasceva più che altro da due ragioni. La prima ragione era la mia maestra Renata Lavagnini, che mi invitava a tradurre un racconto di Stratis Dukas, è un capolavoro, 40 paginette scritte alla perfezione, un documento letterario in realtà. Dall'altra parte si pensava appunto al 2022, dare così la possibilità al lettore italiano di poter conoscere una delle pagine più dolorose della storia della Grecia contemporanea, ma forse all'estero, in Italia, ancor più una delle meno note. Quindi credo che questo sia più che sufficiente. Grazie. Benissimo. Allora, passiamo a presentare il successivo volume, Ignata 5. Anche questo ci riporta in una situazione difficile, perché parliamo di Shoah, parliamo proprio degli ebrei di Corfù. È un romanzo molto grosso, molto voluminoso, scritto da Vassilis Butos, un romanzo che uscì circa 20 anni fa ed ebbe un grandissimo successo. Ne fecero anche un serial, e per molti anni si è parlato di tradurlo, finché un giovane promettente, che non è qui perché sta facendo il dottorato di ricerca a Salonicco e ha avuto anche una borsa di studio per la Germania, quindi con tutti questi impegni non poteva metterci anche un passaggio da Palermo, lo ha tradotto, lo aveva già tradotto per la sua tesi di laurea, e poi questo volume è diventato invece un volume portante, perché è proprio molto voluminoso, sono 400 e più pagine. E ho dimenticato di dire che la lettrice, la gentilissima, è
chiara lettrice del precedente, della precedente presentazione, la professoressa Lucia Pizzo, che al suo attivo ha un passato di neogrecista, ma anche un presente, perché continua a coltivare il neogreco attivamente. Passiamo adesso a un'altra che ha il neogreco nel suo passato di studio, ma anche nel suo presente per quanto riguarda l'attività, l'interesse, la passione, e cioè la professoressa Marina Compagnino. Quello che diceva stamattina il professore Rotolo, cioè sono tutte persone che hanno studiato il neogreco all'università, magari con l'idea di completare il corso di studi, ma non hanno mai smesso di amarlo e di praticarlo. Questo neogreco, che è una lingua che diventa in qualche modo, non voglio dire slogan, ma un po' anche una lingua del cuore, non solo del cervello. Quindi ascoltiamo Marina Compagnino che ci presenta questo libro dal titolo La calunnia del sangue, in greco è Psicofandia tu ematos. Prego, si accomodi. Più grande e attiva questa rete di amanti del neogreco. Ecco, quindi se c'è un amore è anche grazie alla professoressa Caracausi che ci tiene a sollecitarlo sempre. Vabbè, per me è un amore che ricordo il professore, quindi è tutta una catena. Allora, ci troviamo, diciamo, questa presentazione è in qualche modo ancora collegata, come diceva la professoressa Caracausi, alla precedente presentazione, perché anche qui si parla di uno sradicamento. In particolare in questo caso si parla dello sradicamento degli ebrei di Corfù. In realtà nel 1944 ad Atene, nell'aprile del 1944, ad Atene ben 5.000 ebrei furono deportati ad Auschwitz, e nell'estate dello stesso anno la stessa sorte toccò alle comunità ebraiche di Corfù e di Rodi, ed è proprio alla comunità di Corfù che si dedica appunto lo scrittore Vassilis Butos in questo romanzo. Intanto partiamo dal titolo. La calunnia del sangue non è altro che una accusa mendace nata in ambienti antisemiti, secondo la quale gli ebrei utilizzavano il sangue dei bambini cristiani nell'impasto del pane azimo pasquale. Naturalmente si tratta di una menzogna che tuttavia nei secoli ha alimentato odio e pregiudizio ai danni della comunità ebraica. Quando noi italiani pensiamo alle isole Ionie e alla Seconda Guerra Mondiale, non possiamo fare a meno di pensare ai fatti di Cefalonia, alla divisione Acqui e alle tristi conseguenze subite a seguito dell'armistizio. In realtà, diciamo, anche in quell'occasione fatti simili, mi sono documentata dovendo presentare questo romanzo, in realtà fatti simili toccarono anche a Corfù, dove era presente un presidio della stessa divisione Acqui. Tuttavia questo romanzo abbraccia un periodo che è successivo. Si tratta di un romanzo che però presenta una ricostruzione storica accurata, cioè è frutto di un lavoro documentario che è evidente, e appunto abbraccia un periodo, come vi dicevo, che è successivo e che inizia, prende avvio il 6 giugno del 1944, proprio il momento in cui iniziano le ordinanze tedesche che vanno limitando le libertà degli ebrei cominciano a prendere piede. La protagonista, come del resto la stessa professoressa Caracausi
ha suggerito, ha affermato nella prefazione, al romanzo è la storia. Naturalmente la storia con l'S maiuscola, la storia dei grandi e quindi la storia delle, delle forze di occupazione tedesche a Corfù, insomma la storia della Shoah di fatto. Però è anche una storia che diventa storie personali delle donne e degli uomini, diciamo, dei quali non possiamo fare a meno di vivere con partecipazione il tragico destino. Il romanzo è diviso in due parti, ciascuna parte ha un titolo diverso, la prima parte ha il titolo significativo di Erebo. L'Erebo è appunto il regno delle tenebre, figlio del caos, dove domina appunto il tragico, e quindi è tutta una parte dedicata effettivamente al rastrellamento degli ebrei. La vicenda storica ruota poi intorno a una famiglia, la famiglia Nechamah. Ci sono questi due fratelli, Isaac e Dennis, che portano avanti l'attività commerciale ereditata dal padre, insomma, lo fanno con grande dedizione, con grande attaccamento ai valori della famiglia, alla memoria. Tuttavia vediamo come a poco, poco alla volta, proprio le ordinanze dei tedeschi limitano le libertà degli ebrei, svelando di fatto poco alla volta un intento predatorio nei confronti di una comunità come quella ebraica, che di fatto costituiva, cioè aveva un discreto peso economico all'interno della, della comunità corfiota. Quindi si fa strada così attraverso questo progressivo diciamo smantellamento di tutta la vita di queste donne ebree, degli uomini ebrei, si fa strada proprio il tema della memoria, che è il tema centrale nel romanzo. La memoria che soprattutto viene fuori attraverso gli oggetti, cioè ogni oggetto è carico di un ricordo, è un oggetto carico di memoria che riporta un passato felice, e questo passato felice, pur essendo lontano nel tempo, proprio con la sua vividezza sembra quasi lasciare presagire un ritorno alla felicità. Quindi ogni oggetto è carico di memoria. La memoria è la protagonista, secondo me, di questa, di questo romanzo. La memoria come diciamo strumento di sopravvivenza, cioè la memoria come strumento di salvezza, soprattutto dopo un evento traumatico come quello della, della deportazione, ovviamente. Naturalmente non ci sono solo i tedeschi cattivi, Butos ce lo fa vedere, ma il buio della coscienza, l'erebo, è anche quello di tanti corfioti conniventi che non hanno scrupolo nel, nell'approfittare, diciamo, della situazione, della sventura per avere dei vantaggi, per avere dei benefici, anche per avere un arricchimento. Il romanzo è sicuramente molto interessante proprio come ricostruzione storica. Io non sono mai stata a Corfù, però grazie ai mezzi moderni, diciamo, sono riuscita, sapete, con Google si riesce a zoomare, ormai possiamo andare ovunque, e in effetti mi sono resa conto che un po' anche diciamo, il tessuto urbano di Corfù che viene presentato, in effetti è assolutamente, che viene presentato da Butos, in effetti è diciamo realmente è sovrapponibile alla, alla realtà. Ci sono i personaggi fittizi, abbiamo detto c'è questa famiglia,
ci sono gli antagonisti, insomma, come in ogni romanzo ci sono tutti gli elementi della narratologia e ci sono anche gli antagonisti e ci sono ovviamente in un romanzo storico i personaggi realmente esistiti. Uno di questi è il comandante Jäger, Otto Jäger, che compare proprio sin dall'inizio del romanzo. Effettivamente questo comandante fu il comandante delle forze di occupazione tedesca a Corfù. Secondo quanto emerge dai vasti, sterminati registri del gruppo d'armata orientale, il comandante Jäger non era favorevole. Nei termini di una grave perdita etica. Fatto qualche ricerca, a quanto pare è l'unica volta che la parola etica compare in questi vasti registri. Quindi diciamo era un comandante contrario che però alla fine ha scelto di non lottare contro queste decisioni. C'è chi appunto alla parte dell'aiutante, appunto nella narratologia gli aiutanti sono quei personaggi secondari che aiutano i protagonisti. E anche qui ci sono degli aiutanti. C'è chi lo fa, quindi c'è chi mette a rischio la propria vita per senso della giustizia, perché aderisce a un ideale politico, perché vuole lottare contro l'oppressore, e c'è anche chi lo fa per amore. C'è chi lo fa per amore, come questa giovane ragazza Venetia, una giovane ragazza appartenente a un'agiata famiglia corfiota, che così è un'eroina del romanzo, potremmo dire, perché non ha nessuna paura a mettere in serio pericolo la propria vita pur di seguire la sorte del suo innamorato. È innamorata di Alberto. Alberto appartiene a questa famiglia protagonista della vicenda. Diciamo, spero che voi appunto leggiate il libro, il romanzo, perché sicuramente un ben scritto, un bel romanzo. Vorrei non leggervi questa parte, ma ve la leggo perché in effetti la professoressa Caracausi lo sa, le parti dedicate alla storia d'amore tra Alberto e Venetia sono veramente molto molto toccanti, molto struggenti. Sì. Sebbene ci sia appunto questa ricostruzione storica molto forte, non mancano nel testo degli elementi, proprio dei momenti altamente lirici, e sono soprattutto appunto quelli che riguardano questa storia d'amore. Poi magari vi leggerò qualche passaggio. Ci sono anche momenti di elementi magici nel racconto, che in effetti, nonostante siano inseriti in un contesto di ricostruzione storica, non sono delle note stonate nel romanzo, per cui si incontrano nel testo degli amorini alati che decorano uno specchio veneziano, che prendono vita al suono della musica di un pianoforte e scoccano la freccia d'amore nel cuore del giovane Alberto. Oppure ci sono i palazzi abbandonati a causa dei rastrellamenti che piangono per la scomparsa dei loro proprietari, degli ebrei. Quindi diciamo è un romanzo abbastanza così
variegato, cioè non è una mera ricostruzione. Questo fa sì che la lettura effettivamente sia molto gradevole in questa tradizione di Umberto Fiorino, come diceva Maria. Leggiamo qualche pezzettino. Leggiamo, allora, sì. Perché poi passeremo, abbiamo ancora due piccoli gnata da, sì, sì, da presentare rapidamente, poi un agapanto e questi libri dedicati a Brettatus. Quindi, allora, vi leggo questa parte. Cerca di parlare un po' più forte, perché forse non mi... Ancora più forte, già mi sembrava... Mi sembrava di gridare, anzi, ma pensavo di parlare ad altri. No, lei ci sussurrava. Fino a lì. Allora, siamo alla fine, ve lo dico sinteticamente, siamo alla fine di un concerto, nella seconda parte, negli anni 60, quindi il disastro della Shoah si è già compiuto, siamo negli anni della ripresa economica, Benetti e Alberto purtroppo sono stati separati da un tragico destino, lei sta suonando al pianoforte un brano composto da Alberto, il concerto è appena finito e lo scrittore immagina che tra i due ci sia un dialogo, una corrispondenza di amorosi sensi, direbbe Foscolo, tra due mondi che in realtà sono separati. Allora vi leggo quest'ultima parte. Quando ebbe suonato anche le ultime note con tensione e passione, trattenne per un attimo le mani al di sopra dei tasti, continuando a tenere le palpebre serrate. Il pubblico scoppiò in uno spontaneo caloroso applauso, in ampie ovazioni. «Alberto, ti è piaciuto?» gli chiese con ansia. «È stato meraviglioso e ti ringrazio per avermi reso omaggio in questo modo unico. Lo dici veramente?» insisté per l'insicurezza Venetia. «Ma certamente non vedi che faccio salti di gioia? Vieni con me!» Si diressero verso una grande finestra aperta e dopo aver gettato un'ultima occhiata verso il pubblico che continuava a battere le mani entusiasta, si prepararono ad andar via. Alberto, con figura diafana, camminò con disinvoltura sulla finestra e uscì fuori nel cielo crepuscolare. Con lenti e delicati movimenti si fermò sull'edificio illuminato dell'anagnostichi, attendendo che anche Venetia lo raggiungesse. Lei, obbedendo al suo cenno, sfidò i comandi della ragione e senza esitazione scavalcò il davanzale della finestra e si ritrovò nel vuoto, attraversando l'aria senza paura. Si presero per mano e poi, intrecciando armonicamente i loro corpi, cominciarono a salire in alto. «Perdonami se involontariamente ho tradito lo spirito della tua opera», gli disse Venetia. «Non mi devi nessuna scusa. Ce l'hai fatta, hai dato un respiro al mio spirito, hai dato colore a un mio schizzo in bianco e nero. Alberto, la composizione è tua, io ho semplicemente colmato i suoi vuoti. Non sono venuto per rivendicarne la paternità. È superfluo dirti che ti ho cercato dappertutto», parla Venetia, «e ancora non so dove sei». «A questo numero qui», rispose melanconico, e le mostrò il numero indelebile che aveva tatuato sul braccio. «Ma questo numero, da quel che so, significa morte e io non voglio che tu sia morto, perché anch'io, se ho vissuto nella speranza che un giorno ti avrei rincontrato. Le tue lacrime giungevano sempre nella regione della cenere e mi rinfrescavano. E anche quando, di nascosto da tutti, suonavi al piano, l'eco della tua musica giungeva con il sussurro del vento dentro il filo spinato e rasserenava il mio cuore». E questa era l'Emitia. Allora, con questa conclusione così toccante, passiamo al successivo, al volume settimo, al sesto, scusate, che raccoglie dei racconti della Patiotis. Ringraziamo Marina Compagnino, la professoressa Compagnino, per questa presentazione così, così puntuale dal punto di vista, diciamo, dell'analisi, dell'ambientazione, ma anche così partecipata dal punto di vista emotivo, perché questo romanzo effettivamente ha degli spunti estremamente coinvolgenti. Il dottore Scalora ci presenta invece adesso, si va a mettere di qua, si va a mettere di qua, ci presenta più in modo un po' più asciutto, diciamo così, i racconti di un dandy ateniese, i racconti della Patiotis. Qualcuno ce la porta per mostrarlo, ma questo di chi è? Il nostro papà. Una Patiotis, per favore.
Posso? Maria? Sì. Certo. Questi racconti di Lapatiotis, che è un autore della generazione del 20, sono racconti che sono stati tradotti da un gruppo di giovani come guest star, diciamo così, ci sono anch'io, perché insomma io non sono Lapatiotis, insomma mi ci sono messa pure io a tradurre due racconti e loro me lo hanno concesso. Questo volume è stato praticamente autofinanziato, mentre il precedente, quello di Umberto Fiorino, è stato interamente finanziato dal signor Theodoridis, un armatore della Macedonia. Questo qui invece è stato interamente finanziato da noi. Ciascuno di noi ha pagato una quota e così questo libro ha potuto vedere la luce. Sono i racconti che danno proprio l'idea di quanto sia variegata la personalità di Lapatiotis e anche la sua l'ampiezza proprio della sua scrittura, che va appunto dal comico al patetico, al tragico, all'ironico. E uno dei traduttori, e qui è Carmelo Sallea, c'è qualcun altro dei traduttori? Allora ci siamo solo noi, ma io non conto perché io faccio la coordinatrice, quindi lascio la parola al nostro presentatore. Eccomi, la professoressa Caracausi in realtà si è autodefinita una guest star, in realtà c'è tanto altro da dire, perché questa collana Gnata è una collana che in pochissimo tempo, credo in 18 mesi, ha visto 10 titoli, compresi i due titoli di Gnata Maiori. Ed è un'impresa veramente importante. Prenderò in prestito quelle, per chi tra i nogrecisti le conosce, le tre TAF o TAO di Elitis, che sono Tolmi, Tichiche e Terni. Tolmi perché è l'audacia, ed è l'audacia che in realtà la professoressa Maria Caracausi, in questi, attraverso la collana Gnata ed altre iniziative editoriali, insomma, porta avanti in questi anni. Terni perché la traduzione è un'arte, ed è un'arte perfezionabile, si può sempre perfezionare, è un lavoro in movimento, un work in progress, per utilizzare una parola inglese, anche se so che non piace tanto. D'altra parte Tichi, perché la fortuna ci vuole ovunque, la fortuna ci vuole a volte insieme alla termine, l'utilizzo di un termine specifico, preciso, anche nella traduzione, è la stessa Tichi che a volte deve avere anche un ricercatore, un buon ricercatore. A queste tre TAF, TAO di Elitis, si aggiunge a mio avviso, per completare questo aspetto, una terza TAF, è la TAF di Taxidi. Ed è un viaggio che questa collana di Gnata ci permette di fare nella letteratura greca moderna, greca contemporanea, negli autori del Novecento, privilegiando allo stesso modo sia poeti che prosatori. Tra questi Napoleon Lapatiotis, già che egli è poeta, ma è anche un prosatore, autore di circa 100 racconti, autore poco noto. Stamattina il professore Gervino in realtà si soffermava su un aspetto importante della letteratura, non solamente greca contemporanea, ma della letteratura in genere. E faceva notare come nella letteratura ci sono centri e periferie. I centri della letteratura no greca sono i pilastri che tutti conosciamo, sono i nomi di Elitis, Feris, di Rizzos. Elitis e Feris hanno ricevuto un premio Nobel. Rizzos, se ci pensate bene, è l'autore della Grecia moderna, della Grecia contemporanea, più tradotto in Europa. Le traduzioni maggiori della letteratura greca sono quelle di Rizzos, non già quelle né di Cavafis, né di Elitis, né di Seferis, e i motivi sono principalmente di natura politica. Si può ben comprendere perché Rizzos è stato così tanto tradotto, specialmente in Francia, ma credo che anche in Italia siamo un buon punto per di numero di traduzioni. Però più di Cavafis nessuno. Più di Cavafis dici tu nessuno. E questo è un aspetto importante, perché accanto a questi nomi, in realtà, la letteratura greca ci regala altri momenti e altri aspetti assai importanti. La letteratura greca è una letteratura segnata da due aspetti, da due questioni fondamentali. La prima è quella della storia. E la storia della Grecia moderna è una storia tormentata, il XX secolo della Grecia moderna è una storia tormentata, perché laddove si concludevano eventi importanti della storia mondiale, come la Prima Guerra Mondiale,
la Grecia continuava con la spedizione in Asia Minore. Laddove si concludeva la Seconda Guerra Mondiale, la Grecia continuava con delle vicende e con degli avvenimenti disastrosi, con la guerra civile. E questi sono aspetti importanti che hanno segnato tutta la letteratura greca contemporanea. E là dove non l'hanno segnata, in realtà sono stati gli stessi autori ad essere in qualche modo vittime, tra queste anche la Paphiotis, che di questo pessimismo storico di questa generazione degli anni 20, che è diversa dalla generazione degli anni 30, che è quella che abbiamo visto poco fa con Stratis Dukas, che è quella della generazione dei nuovi impulsi letterari, la generazione del rinnovamento. La Paphiotis appartiene alla generazione degli anni 20, è la generazione di Kariotakis, è la generazione del pessimismo. Si tratta di autori che venivano fuori da vicende storiche disastrose, specialmente dalla catastrofe dell'Asia Minore, ma anche dalle guerre balcaniche degli anni 12 e 13. E questi autori, come Kariotakis, in realtà non potevano far altro che restare vittime di questi grandi eventi. Mentre, ad esempio, Drucas, dalla tragedia dell'Asia Minore, trova un impulso nuovo, che è una nuova letteratura, e così altri autori come Venesis o Didos o Tiriu, la Paphiotis invece rimane al margine di una certa letteratura ed è un autore poco noto anche in Grecia, a dire il vero, specialmente per la prosa, per i suoi racconti, che vengono ora, le nuove edizioni sono edizioni degli anni 2013 e 2016 a cura di Sarandakos. E la Paphiotis è un dandy ateniese, come si legge nel titolo della raccolta che qui viene proposta in traduzione per i tipi della Palermo University Press. È un dandy ateniese, però in realtà la Paphiotis appartiene a una famiglia ateniese alto borghese, non è corretto dire una famiglia ateniese aristocratica, alto borghese. Era nipote per parte di madre di Spiridon Trikoupis, e prima di apparire come un autore dandy, mi viene ora un altro aggettivo, già la Paphiotis scriveva all'età di 9 anni piccoli componimenti dedicati alle varie cittadine, città della Grecia. Il suo primo componimento, cosa in realtà poco nota, è una poesia dedicata alle 9 città della Grecia del XIX secolo. La Paphiotis nasce ad Atene nel 1888. Continua poi con i componimenti poetici e al contempo con la scrittura in prosa. Si tratta di piccoli racconti o dei cosiddetti poemi in prosa, di piccoli, cioè componimenti scritti in prosa, ma in prosa, dove però c'è un alto elemento poetico e musicale. Uomo dotata di raffinata cultura, che però non lascia intendere, non lascia trapelare tra i suoi scritti. Tra i suoi scritti quello che emerge fondamentalmente è il pessimismo. Sono dei temi importanti nella prosa di Paphiotis, sono la morte e la vita, e il tema del suicidio, ma un'attenzione altresì per il particolare. E a volte ci sono, specialmente per gli animali, per i gatti in particolar modo, e per gli occhi. Ora non mi ricordo qual è uno dei racconti, è l'occhio di vetro. È un occhio verde, un pezzo di vetro verde che si trova in una bottega di vetrame nel centro di Atene, che non viene acquistato da nessuno, perché è così bello, così verde, che in realtà nessuno osa comprare questo pezzo di vetro. Un reduce di guerra, è rimasto cieco l'occhio sinistro, necessita però di un occhio di cristallo. Allora viene comprato quell'occhio verde per poter ricostruire, insomma, l'occhio mancante. E allora si crea in questo modo una comunicazione. A volte questi oggetti, sia un pezzo di vetro, ma altri oggetti così particolari, parlano. Ed è un collegamento fra la vita e la morte. Il soldato muore, è l'unico pezzo vivente, l'unico elemento vivente che va insieme alla tomba, è l'occhio di vetro che parlava prima della morte del soldato e continua ancora a parlare durante gli anni in cui il soldato si trova nella sua tomba. E questo è la Paphiotis. La Paphiotis è questo pessimismo, ma è anche un'attenzione particolare verso il mondo animale e il mondo vegetale. E concludo, perché la promessa era quella di fare una presentazione assai breve, assai veloce. Concludo dicendo che la letteratura neogreca, come ci ricordava il professore Gerbino, fra centro e periferia,
offre pagine molto interessanti. Il compito dei traduttori e il compito specialmente delle carte di letteratura di lingua e letteratura neogreca a Palermo per tanti secoli insieme alla ricerca è stata anche la traduzione. E il fatto che pagine così interessanti e varie della letteratura greca ci vengono offerte in traduzione è un pregio ed è un'attività realmente veramente importante. Allora noi ci auguriamo che questa attività possa continuare, che possa continuare con le generazioni presenti e con quelle future, in modo tale che si possano apprezzare anche queste pagine poco note, poco frequentate della letteratura neogreca. Grazie. Guarda, prima io mi sono molto commossa a sentire il pezzettino di Iata 5, quindi continuo a cercare di nascondere perché l'ho sentito mille volte, ma ogni volta mi commuovo con questa cosa, questa passeggiata così eterea di questi innamorati perduti. E passiamo a Iata 8. Sì. Una nota marginale senza nessuna importanza. Il saggio di Elitis, Tastria, sottende un gioco di parole, perché nel vecchio sistema dell'energia elettrica greca, Tastria era l'energia elettrica. Era il modo con cui il contatore misurava, non ha grande importanza, ma lui ci gioca su questo. Cosa sono i tre TAF e i Tastria? Impariamo sempre qualche cosa dal professore Roto, anche quando dice che è qui di passaggio così, giusto per... grazie. È una vecchia. È della vecchia, ma insomma, tra l'altro noi... Ci sarà un momento in cui il neogreco sarà detto paleogreco. Certo, certo. Allora, adesso il professore Salvatore Basile, che è un professore di fisica, quindi si vede come il neogreco sia trasversale a diversi ambiti, presenta questo libro di Niki Trullinou, una scrittrice cretese contemporanea che scrive con successo, che è premiata, e questo libro è stato tradotto da due giovani, una greca e una italiana. La greca è qui ed è Lida Panagiotou, l'avete sentita prima leggere le poesie di Seferis. L'italiana Giulia Sorrentino purtroppo è lontana, perché ha avuto una supplenza. Giulia Sorrentino sta facendo il dottorato di ricerca, anzi lo sta finendo, però nel frattempo ha avuto una supplenza a Modena e purtroppo la supplenza a Modena viene lontana da noi. Però ci segue in diretta, ciao Giulia, ci manchi. Abbiamo almeno Lida qui, quindi l'altra metà di questo libricino ci parlerà il professore Basile, che già ringrazio. E mi metto di lato. Anzi, la dovete finire questo. E poi con la mia abbiamo finito e passiamo alla gamba. Una prova di foglietti. Grazie Maria innanzitutto per l'invito, e grazie a Giulia Sorrentino e a Lida Panagiotou perché mi hanno permesso per la prima volta di leggere in italiana le cose di Niki Trullinou, che è una mia cara amica da 20 anni, che mi ha costantemente fornito le sue opere, ma che io non sono mai stato in grado di leggere per la mia conoscenza del greco, meno che elementare. Quindi le ho portate qui per se qualcuno vuole darmi un'occhiata. Preparando qualche materiale per questa presentazione, mi sono imbattuto in quelle che credo siano le prime stesure delle traduzioni di questi racconti, fatte da Giulia Sorrentino e Lida Panagiotou. La genesi di questo libro, risale al fatto che Niki Trullinou, credo intorno al 2010-2011, mi chiese consiglio per vedere se fosse possibile tradurre qualche sua opera in italiano. Io allora avevo cominciato a frequentare gli incontri di letteratura del professore Rotolo, le presentazioni del professore Rotolo e del professore Nicosia, incontri a mio parere sempre affascinanti e magnetici, e un po' sfacciatamente chiese al professore Rotolo un consiglio per questa impresa. Il professore Rotolo mi presentò
Maria Caracausi. Maria Caracausi si mise in contatto diretto, si mise in contatto diretto con Niki Trullinù. Niki mi chiese di prestarle qualcuno dei libri che avevo io, lei li diede alle sue studentesse come compito per casa, immagino, più o meno, e questa è la genesi, grosso modo, di questa pubblicazione, di questi racconti, che invece ha visto la luce soltanto l'anno scorso. La struttura del libro è fatta da un racconto più lungo di una trentina di pagine, dittico italiano, ed è dittico perché c'è un primo capitoletto che è relativo a un viaggio di Niki Trullinù in Toscana nell'81, e una seconda parte più lunga, articolata in più capitoli, che è un suo viaggio in Sicilia nel 2008. E in dittico ci sono luoghi e ci sono personaggi. Nel resto dei racconti, invece, che sono il dittico è tradotto da Giulia Sorrentino, tutti gli altri sono tradotti da Lida Panayotu, nell'altro invece sono personaggi quasi sempre in terza persona, credo in uno o due casi parlano in prima persona. Dittico essenzialmente è una specie di guida turistica dei sentimenti della Sicilia. La parte toscana è molto breve, quindi diciamo, mi concentro sulla parte siciliana. C'è l'arrivo a Palermo, di Niki Trullinù. Quell'anno è avvenuto nei giorni in cui qui si celebravano le stragi del 92. Quindi lei fu molto impressionata dalle manifestazioni, già dall'arrivo all'aeroporto con diciamo, il monumento per la strage dei Capaci. C'è il passaggio a Monreale, ad Agrigento, a Caltanissetta e poi a Palermo. In ognuno di questi posti lei descrive i luoghi con dei cenni storici, probabilmente a uso e consumo del lettore greco, e diciamo incontra delle persone. Queste persone però sono sempre incontrate un po' di sbieco, come se fossero viste, diciamo, con la coda dell'occhio. Non c'è mai una reale interazione. C'è una piccola interazione per qualche suggerimento di direzione o di indirizzi, ma essenzialmente sono i luoghi e il modo con cui lei guarda a questi luoghi. E devo dire, leggendo il modo con cui lei guarda a questi luoghi, diciamo, alcune cose mi hanno colpito particolarmente. C'è un po' di retorica inevitabile, diciamo, in uno straniero per quanto riguarda la parte di Palermo, diciamo, le celebrazioni della strage del 92. Noi siamo sempre convinti che nessuno che non sia siciliano possa capire queste cose. In realtà, devo dire, l'occhio con cui Niki guarda i luoghi, gli accadimenti, diciamo, ce la fa sentire molto vicina. Non so se perché anche lei viene da un'isola, da Creta o per altro. C'è per esempio una cosa, diciamo, interessante di Monreale, di quando lei è nella cattedrale di Monreale. È nota il fatto che c'è una differenza artistica tra la narrazione dell'Antico Testamento e quella del Nuovo Testamento nei mosaici di Monreale. Dice: la narrazione dell'Antico Testamento sugli infiniti colori di tasselli a sfondo dorato appare diversa da quella del Nuovo. Tutto in quest'ultima mi è apparso più austero, una narrazione antropocentrica, e poi insomma continua così. Questa cosa mi ha molto colpito perché è la stessa sensazione che mi ha colto tutte le volte che ho visitato il Museo Nazionale di Archeologia di Atene, che è organizzato in parte in ordine cronologico, e il passaggio traumatico dalle stanze dell'arte ellenistica alle stanze dell'arte romana è proprio questo. Ci sono le statue ellenistiche che uno si accorge che sono statue fatte per il piacere della scultura, le statue romane che sono statue burocratiche.
c'è il funzionario impettito, la matrona con le vesti, diciamo, lunghe, insomma, questo mi ha abbastanza colpito. E poi c'è la parte di Palermo e, diciamo, lo stupore che coglie il visitatore alla Valle dei Templi, che lo stupore che coglie tutti noi quando abbiamo visto i monumenti greci. Diciamo, c'è una simmetria ovvia in questo stupore. Ho segnato alcune cose giusto per... Poi c'è la parte di Caltanissetta, sulla quale non mi dilungo perché, siccome, diciamo, ho interessi familiari, la tralascio, tranne il fatto che se qualcuno leggerà la bambina che, diciamo, sorride al nonno con i trenini e mia nipote. E poi un'ultima cosa di Dittico, cita un libro e dice: d'altronde a Palermo troverete il migliore libro scritto sulle commedie, l'editore, il gruppo editoriale Kalos, dove l'accento cade con sicurezza sulla Omicron dell'antipepiteto greco. Abbiamo la fortuna di avere il libro qui, che è un bellissimo libro fotografico sulla Omelia, Omelia felicissima. E insomma, diciamo, complessivamente questo dittico, diciamo, da questo dittico traspare una quella che ho scritto qui, una dolente consapevolezza del Sud che in uno straniero è difficile da trovare e che invece, diciamo, Nichi, diciamo, intercetta molto bene. Poi ci sono invece gli altri racconti, tradotti da Lida Panayotu, sono tutti raccolti molto brevi, più lungo credo che sia 6 pagine, ma ce ne sono alcuni soltanto di un paio, e sono tutti personaggi, dicevo, quasi tutti descritti in terza persona, soltanto uno, il Baule, sia in prima persona, e forse anche l'ultimo di Solomos è in prima persona. Stamattina il professore Zaras spero che citasse Solomos. Scusami, professore. Va bene. Questi racconti, diciamo, quello che unisce Dittico italiano con i luoghi e i personaggi e invece i racconti con soli personaggi, devo dire, è una costante che è, diciamo, un tono malinconico. Questi personaggi sono personaggi che in qualche modo tutti hanno un rimpianto del passato e sentono una sorta di inadeguatezza del presente, e che però dalle loro parole traspare come una richiesta di aiuto, come dire: io non ci riesco, però sono qui, se tu mi volessi dare una mano ti seguirei. E questo è, diciamo, è una costante in tantissimi, non so, tantissimi, insomma, in quasi tutti questi racconti. Ora, diciamo, finisco, diciamo, se avessi letto la presentazione di Maria Caracausi, le 2 postazioni di Giulia e di Lida, probabilmente avrei fatto un servizio migliore, che sono molto belle. Beh, un'altra volta faremo una presentazione ad hoc. Fatemi finire con una stupidaggine, diciamo, per togliere un po' di malinconia al senso generale del libro. Stamattina il professore Nicosia, citando il suo amore per la Grecia, citava il libro di Mario Soldati e il suo amore per l'America. Io, quando ho letto questo racconto, l'ho riletto per presentarlo adesso, c'è questo racconto, il Baule, in cui il falegname, l'artigiano, fa un elenco delle essenze di legno che lavora e dice come se strofinandoli andasse via il tempo, e che profumi sentivo, Dio mio, noce amaro, ontano e rovere, fascino e acero canadese, legno di rosa della savana africana, cipresso di Creta. Mi dovete scusare, diciamo, per la stupidaggine, ma quando io ho letto ontano
e questa mattina ho sentito Mario Soldati, mi è venuto in mente la parodia di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quando Raimondo Vianello fa la parodia di Mario Soldati, che intervista l'artigiano della Val Claicola e gli chiede: ma lei che legno lavora? E lui risponde: lontano. Ah sì, lavoro lontano. No, 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 lavoro vicino. Scusate, scusate per la stupidaggine. Ma che stupidaggine, anzi, è proprio questo che bisogna fare. Come vedete, io non so come resistiate a non comprarvi tutti i libri di Ignata, perché come vedete c'è la pluralità di voci, di generi, di traduttori anche. Naturalmente noi non ci guadagniamo nulla, e questo è assolutamente evidente, quindi posso dire con innocenza: comprateveli per goderveli. Io direi di fare un minuto di intervallo alla diretta, per favore. Facciamo un minuto di intervallo alla diretta, perché così poi concludiamo con...
2018. Siamo arrivati al quinto Agapanto, che è uscito con un certo ritardo per motivi a causa della pandemia. Altrimenti saremmo almeno al settimo, ma il sesto, il settimo e persino l'ottavo sono in preparazione. L'agapanto numero 6, che è dedicato ad Andrea Scarcavizias, è già in bozze, purtroppo non è fruibile oggi. Questo è l'agapanto numero 5, tradotto dalla professoressa Vera Cerenzia, un'istituzione per il neogreco. Il console degli italiani, senza portafoglio, il console degli italiani in difficoltà in Grecia, di tutti gli studenti bisognosi di sostegno, nonché, questa è la cosa più importante, diciamo, di riconoscimento professionale, è stata una delle prime laureate in neogreco, ha insegnato per tanti anni in Grecia, vive in Grecia, ha figli greci, anche un marito greco, e oltre a insegnare, traduce splendidamente. E ci presenterà lei questo volume di racconti di Christophoros Milionis. Gli altri agapanti sono due dedicati a Rizzos, uno dedicato a Patricios e uno a Brettatos. Li potete trovare di là se volete vederli tutti. Gli agapanti si distinguono anche per l'accuratezza della loro veste grafica e per la bellezza delle loro copertine. Gli agapanti sono i fiori cari a Seferis, che li vide per la prima volta in Sudafrica, ora sono dappertutto, anche in Svezia, e gli fecero impressione per il nome, i fiori dell'amore. E a questa collana, appunto, abbiamo dato questo nome per un implicito omaggio a Seferis, così come Perniata l'omaggio è a Nikos Gratzos. Detto Mandari Kokino, una tragudaita Niata, con Antares Rosso che canta la gioventù. Ma ora abbiamo chiuso per il momento con Niata e vi lascio agli agapanti, a Vera Cerenzia, al professore Rotolo, che ha scritto la prefazione a questo volume. E allora, intanto l'amica professoressa Caracausi ha sbagliato, perché visto la mia giovane età avrebbe dovuto mettere questo libro nella serie di Niata, però ha sbagliato. Allora, consentitemi di cominciare con alcuni ringraziamenti, non perché siano dettati, imposti da un qualche de ceremonies, ma perché sono veramente sentiti. Prima di tutto al mio maestro, il professore Rotolo, perché ha scritto l'introduzione a questo libro, ma soprattutto per quello che mi ha insegnato, e non solo di neogreco, fin dagli inizi del suo magistero a Palermo. A quel tempo, naturalmente, io non mi resi conto di quanto fosse giovane anche lui, e lo capisco solo adesso, perché sono diversamente giovane anch'io. E allora, a lui tutto il mio affetto e il mio rispetto. Poi alla professoressa Caracausi, l'amica Maria, instancabile costruttrice di ponti, una vera Iefiropios tra la cultura greca e l'Ateneo palermitano, e non solo. Poi naturalmente alla casa editrice Torre dei Venti e ai familiari di Christophoros Milionis, che hanno, diciamo, accettato questa iniziativa, eccetera. Io parlerò di questa raccolta di Milionis soprattutto dal punto di vista della traduzione e del traduttore. Il traduttore trasporta da una lingua all'altra idee, emozioni, esperienze altrui, quindi per eccellenza è un personaggio muto, che però spesso finisce col diventare una sorta di convitato di pietra. Ma io vorrei rassicurarvi subito che vi risparmierò l'eterna quanto insolubile querelle traduttori traditori, e anche la questione dei molti termini eschimesi indicanti la neve, da cui, come scrive Umberto Eco, siamo stati ricattati per anni. Quindi vi parlo un po' della storia di questa traduzione, che inizia molto tempo fa, all'inizio degli anni 90. Mi accostai all'opera di Milionis su suggerimento del mio maestro, e così nacque il progetto di tradurre una scelta di suoi racconti. La storia di queste traduzioni fu anche la storia di un'amicizia molto cordiale con lo scrittore, che oggi, dopo la sua scomparsa nel 2017, io rimpiango molto, devo dire. Milionis, benché fosse già una figura di spicco della letteratura greca del dopoguerra, non aveva la spocchia, consentitemi, che spesso contraddistingue gli intellettuali molto noti, affermati. Invece, al contrario, aveva conservato l'attitudine all'ascolto e la disponibilità
del professore di scuola, che è, stato la sua, è stata la sua professione per molti anni. Andai più volte a casa sua per discutere alcuni punti da chiarire, e la particolarità interessante era che, poiché lui non conosceva affatto l'italiano e mi pare di poter dire nessun'altra lingua straniera, forse, e tutte le spiegazioni evidentemente dovevano avvenire unicamente in greco, sicché la scelta dei termini, la scelta finale, io non potevo condividerla affatto con lui, e non potevo condividere con lui quindi una certa percentuale di responsabilità, diciamo. Il risultato di questo primo lavoro fu la pubblicazione di una scelta di racconti, che potete vedere anche là, dal titolo Cambio di residenza. Il racconto eponimo a quel tempo era ancora inedito. Lui gentilmente mi dette il manoscritto, eccetera. Alcuni di quei racconti fanno parte della raccolta Calamasse e Acheronte, che vedete qui negli Agapanti. Quindi per me c'è stata quest'altra esperienza nuova, cioè rivedere dopo 30 anni quelle mie traduzioni. Io immaginavo di provare un senso di relativa estraneità, di straniamento, devo dire, e di voler cambiare molte cose. Anche perché si dice che 30 anni per una traduzione siano una sorta di data di scadenza per la fruizione, tipo yogurt, insomma. Devo dire che invece, con mia grande sorpresa, ho ritenuto di dover apportare pochissime modifiche, pochi ritocchi formali, e quindi perseverando con pervicacia nella mia sicumera, diciamo. E quindi ora qualche aspetto, qualche problema particolare di questa traduzione. Il primo è un problema di tipo strutturale. Milionis è essenzialmente scrittore del ricordo. Sono ricordi individuali che si fanno memoria, inquadrandosi sullo sfondo degli avvenimenti collettivi. Ricordi attivati quasi sempre da meccanismi di tipo prustiano. Un oggetto banale, una scena del presente. Ed ecco che, cito, i pensieri si tuffano nella memoria, formano cerchi simili a quelli che si delineano sulla superficie del mare infranta da un gabbiano che si tuffa in picchiata. Il racconto parte dall'oggi e all'oggi ritorna quasi sempre alla fine, con una struttura ciclica all'interno della quale si articolano però schemi narrativi molto complessi, piani non più superficiali come i cerchi concentrici, ma stratificati come i sedimenti della memoria, come dice lo stesso Milionis, e movimentati da un uso molto sapiente del flashback. Queste stratificazioni temporali non sono rese nel testo originale, potrei dire nella lingua greca in generale, con una grande varietà di tempi verbali, perché c'è una forte prevalenza dell'auristo sugli altri tempi passati. Invece questo cozza a volte con la consecutio temporum, diciamo, dell'italiano, che è certamente più articolata, più severa e codificata, e che il traduttore deve comunque rispettare per evitare, diciamo, confusioni ed equivoci nella comprensione della sequenza dei fatti e dei piani narrativi. Un altro aspetto, il ricorso, anche se non frequentissimo, comunque presente, a termini ed espressioni dell'Epiro, la terra di origine di Milionis, alla quale lo scrittore rimase sempre molto legato, nonostante fosse poi da molti anni ateniese di adozione. Termini ed espressioni che meglio veicolano i ricordi della sua infanzia, della sua giovinezza, di un mondo epirota, credo, in buona parte scomparso. E quindi termini ed espressioni a volte anche desueti, non attestati neanche in lessici settoriali, che alla fine ho potuto comprendere consultando, con l'aiuto della moglie dell'autore, suoi amici di Milionis, conterranei e molto spesso coetanei dell'autore. In questi casi credo che il traduttore debba evitare la tentazione di scelte anche efficaci, spesso istintive, verso il dialetto che gli è più vicino, e ripiegare invece su espressioni forse magari colorite o regionalismi, ma che siano comunque
una coimè di Alektos accessibile al lettore italiano medio. Un altro problema è che in qualche modo si può considerare un'estensione del precedente. Milionis rievoca spesso, più o meno direttamente ed estesamente, fatti e personaggi della guerra mondiale. Lui era nato in un piccolo paesino dell'Epiro ai confini con l'Albania, quindi conobbe immediatamente, poche ore dopo, l'invasione italiana. E poi della successiva guerra civile greca. Questa è una caratteristica comune a quasi tutti gli scrittori greci del dopoguerra, della sua generazione, e soprattutto la guerra civile, che fu seconda per durata e ferocia solo a quella spagnola, insieme alla catastrofe dell'Asia Minore di cui si parlava prima, un vulnus forse mai del tutto rimarginato all'interno della società greca. E i ricordi della guerra civile fanno come da, soprattutto della guerra civile, fanno come da cupa colonna sonora a molta parte della letteratura del dopoguerra. E soprattutto nel racconto eponimo Calamasse Acheronte si parla di vicende e personaggi di quegli anni, anche minori, ma con l'immediatezza che di chi li ha vissuti in diretta, e quindi citando nomi e fatti in un modo che, diciamo, senza una qualche forma di spiegazione risulterebbero incomprensibili per il lettore straniero, soprattutto giovane. Per intenderci, è un po' come quando in italiano si dice l'8 settembre e noi non abbiamo bisogno di aggiungere altro. Quando è possibile, in questi casi, ho aggiunto arbitrariamente qualche piccola indicazione chiarificatrice all'interno del testo, per esempio la qualifica di un personaggio o un dato temporale, per ridurre al minimo il ricorso alle note a piè di pagina, che come sapete sono la bestia nera dei traduttori. Che dire poi, come sempre ogni lavoro di traduzione è per il traduttore, per l'autore, per il testo e perfino per l'inconsapevole lettore, una piccola odissea, quindi come tale non priva di ciclopi e lestrigoni. Cioè termini o riferimenti fortemente impregnati del contesto culturale di origine e quindi difficilmente trasponibili. Altre volte soluzioni che appaiono in un primo momento efficacissime e poi a una seconda lettura, a una seconda riflessione, del tutto incongrue. Poi le insidie dei cosiddetti falsi amici, parole ed espressioni apparentemente semplici e che come tali si affrontano, salvo poi a rivelarsi un vero rompicapo poi nella traduzione effettiva. Cosa voglio dire? Che tutto questo in poche parole significa le ambiguità camaleontiche, le frantumazioni caleidoscopiche dei significati, diciamo la fata morgana della traduzione perfetta. E tutto questo mi sembra una metafora della realtà, sempre complessa, confusa, mutevole, sfuggente, e forse per questo affascinante, insomma, della realtà, come voi avrete capito, del dopo Babele, per dirla chiaramente. Tutto qui. Posso aggiungere qualche parola certo. Io? Era quello che volevo chiedere. Grazie. Ho scritto volentieri due parole di presentazione, perché per me questo libro è molto importante, legato alla mia vita in maniera stretta. Prima ancora di conoscere Vera Cerenzia, avevo conosciuto molto prima Milionis. Siamo stati compagni di studio. Quando il professor Lavagnini mi invitò a venire in Grecia per perfezionare, in realtà per imparare, non sapevo, io conoscevo il greco dei testi letterari, camminavo con un bloc-note e segnavo tutto quello che tutti erano miei maestri, dal fornaio, che tutti mi correggevano, e come devo dire, e segnavo. E andai a Salonicco, e fu per me una rivelazione.
perché c'erano i migliori professori di letteratura di tutta la Grecia in questa università giovane, parlavano addirittura, tranne uno, in dimotichi, cosa che ad Atene era assolutamente... Io avevo assistito una volta a una lezione di un bizantinista ateniese defunto, quindi non ne faccio il nome, che parlando alla scolaresca disse a un certo momento Lian Istin. I ragazzi dovevano, che cosa vuol dire? Aveva usato l'auristo passivo di Edomai, ma nella lingua parlata non esiste più. Idome è un... ma Istin addirittura è veramente... Lian, vabbè, corre per la bocca di tutti. A Salonicco c'era una ventata invece di ribellismo, di motichi, giovane, e c'erano professori di grande valore, e c'erano studenti assetati di sapere, studenti che si sono fatti avanti, tutti. Uno di questi era Cristoforo Milioni, che era sin da allora uno studente molto legato alla tradizione. Io l'ho visto più volte. Una volta siamo andati a cercarlo perché sapevo che stava in un villaggio chiamato Rachis, e siamo andati con la macchina a cercarlo, ma di Rachis i greci ce ne sono tre. E io andai in due posti sbagliati, alla terza volta ci siamo scoraggiati e siamo tornati alla base. Andava sempre con Voloi in mano, e anche da adulto era inseparabile con lo scrittore Kogias. Kogias è una di quelle espressioni che diceva poco fa Vera Eccellenzia, la guerra civile. Due fratelli, uno comunista e l'altro conservatore. E i Kogias, tutti e due di grande talento letterario. E Kogias con Milionis erano sempre inseparabili. Ora c'è la figlia di Kogias che scrive su Cati Berenì, è molto brava, Elisabetta. Quindi sono ricordi che mi legano a una fase per me, come dire, mitica quasi, affascinante. Poi Vera, e Vera me la ricordo ancora, quando venne, era al terzo anno, venne in ritardo di 2 o 3 mesi, gli altri parlavano spedito, leggevano, eccetera, lei venne, e quando aprì bocca l'essere più... dico, ma lei è nata per il greco moderno, perché pronunciava con una facilità le parole neogreche, pur provenendo dall'abitudine italiana della pronuncia lasgana, che mi fece impressione. Era predestinata, sì, ad andare in Grecia, a sposare in Grecia, eccetera. Quindi è stato per me un motivo di grande piacere poter dire 4 parole per presentare questo libro, che è interessante perché Vera Eccellenzia, dopo tanti anni che vive in Grecia, ha imparato perfettamente il greco moderno, come naturale, ma non ha dimenticato l'italiano. Viceversa, lo ha approfondito, perché traducendo, quando uno traduce, approfondisce la propria lingua. Quando uno non sente... a volte noi citiamo Orazio in latino, poi quando... come lo diremmo in italiano? Ci sentiamo in imbarazzo perché, appunto, solo quando si deve tradurre il testo originale in un'altra lingua ci si mette in una fase di quasi competizione. E lei ha conservato per l'italiano una bellissima disposizione allo scrivere, non solo, ma ha accentuato quella che era una caratteristica sin da studentessa, cioè, posso dire la parola mania, la mania della perfezione. È una filologa nata. A volte io dico, ma guarda, fai come ti pare, a un certo punto cosa vuoi? È una traduzione, il lettore deve leggere qualcosa di bene. Lei vuole assolutamente trovare sempre il significato più preciso, cosa che è quasi tra le... ma lei ci riesce. Le sue traduzioni sono godibili, come se fossero scritte direttamente in italiano, e sono precise. Non ci trovi mai, ci sta, direi, anni e anni, non giorni e giorni, sopra, per arrivare a questa perfezione. Quindi è un libro che si presenta con grande
veramente fascino, dà una visione della Grecia che non è quella, come dire, calligrafica, convenzionale, è molto legata alle origini. Io conosco bene questa zona dell'Epiro perché avevamo lì famiglie originarie di molto amiche, e capiterà fra poco di parlare della cara Maria Gallo, scomparsa prematuramente, che il cui marito era di Konica. Konica e Leskovic, come dicono in greco, Leskovic, il villaggio albanese, sono da una parte, sono ai confini tra Albania e Grecia. E questa zona ha sempre interessato Milionis, perché certe cose lui crede che si, come per esempio il nome del rospo, nel testo della Grecia si dice invece di Efrinos, è un termine così strano, così. E lui vorrebbe tendere la mano a quello dall'altra parte e dire: ma siamo tutti epiroti, siamo voi di qua e noi di là. Quindi ha un interesse non folcloristico, ma genuinamente legato alle radici, e sentite con molta apertura mentale. Quindi io direi che è un bel lavoro che ha fatto Vera Cerenzia, fa onore alla cultura italiana, e Milionis è un autore di grande rilievo che vale la pena di leggere. Va bene, ecco tutto. Io conoscevo il mio maestro come un esempio di misura, di equilibrio, ora lo vedo come un ultra delle lodi. La misura, la misura non deve però sconfinare mai nella come dire, ingiustizia, deve dare a Cesare quel che dice essere, è vero. Quindi va tenuto conto. Allora un attimo l'intervallo e passiamo a Brettazzi. Grazie. Non dovevo dire.
Buonasera. Da quanto tempo? Allora, adesso questi i nostri maestri, il professore Roto e il professore Nicosia, parleranno di Nikiforos Spiritatus, dei libri di Nikiforos Spiritatus che sono da poco usciti a Palermo e di tutto quello che riguarda anche l'attività editoriale palermitana. Io mi ritiro, mi sposto e lascio la parola. I libri sono questi. Quindi abbiamo un libro curato dal professore Nicosia nel 2020, Nikiforos Spiritatus a Palermo, un libro di straordinario interesse. Poi abbiamo questa antologia di Spiritatus uscito per la Casa della Poesia quest'anno, e le traduzioni sono del professore Rotolo. E poi abbiamo questo piccolo Niata 8 che raccoglie un testo quasi dei testi quasi sconosciuti di Spiritatus, cioè i racconti scritti a Trogen nella casa Pestalozzi nel Kinderdorf, dove era stato prima di venire a Palermo dal 67 al 70, e sono dei testi veramente quasi sconosciuti, molto importanti dal punto di vista educativo. Ma io adesso taccio e cedo la parola a loro e scompaio. Ah sì, quando si parla di Bologna, quale che sarà visibile? Cioè, vabbè, non mi preoccupate, devo leggere il suo. Allora, cominciate voi, cominci lei. Quando si parla di questo libro, magari parleremo di quello che ha detto. Sì, io non vorrei parlare, mi occupo di Spiritatus da più di 50 anni. Vorrei invece parlare di una cosa, mettete, siccome tutti avete confidenza con Spiritatus, i più lo hanno conosciuto personalmente o hanno letto cose sue, vorrei dire come sono pervenuto all'amicizia con Spiritatus. Devo risalire al decennio del 50, 1955. E a parlarmi per la prima volta di Spiritatus come entusiasmo fu appunto Maria Gallo, mia indimenticabile compagna di studi, collega ad Atene. Abbiamo avuto insieme al Libri di tutti e due il professor Lavagnini il lavoro presso il professor Lavagnini all'Istituto di Cultura, e a me è capitato di sposare una greca, e dopo 61 anni non solo non me ne pento, ma sono felice di questo monotono. Non abbiamo mai avuto una vite, si dice che non abbiamo avuto divergenze, è una cosa incredibile. Faccio di tutto per provocare, anche lei fa di tutto per provocare, non ce la facciamo, pazienza. E lei ha sposato un greco. Lei mi parlò con entusiasmo. Io allora ero, diciamo così, l'elettricista classico in fieri, e consideravo il neogreco, mi appassiona sempre come lingua, la imparai con una certa facilità, ma mi sentivo predestinato al greco antico. Maria Gallo era nata invece neogrecista, e con un gruppo di amici comuni, giovani intellettuali greci, leggevano testi, fu introdotta allo studio della letteratura contemporanea, non quella classica neogreca, da questo gruppo di amici che erano ragazzi che poi divennero noti come in vari campi. Uno è diventato regista famoso cinematografico, un altro professore di università di letteratura greco moderna, e tra i poeti di cui parlava con maggior entusiasmo era Nikiforos Spiritatus. Questo era negli anni 50. Nel frattempo, io senza rendermi conto, dalla posizione quasi di lontananza, no, greco moderno, io sono greco antico, non mi interessa, eccetera, senza rendermi conto, a poco, vivendo, conoscendo i greci, conoscendo la Grecia, vivendo, mangiando pane greco, anche questo è importante, io sono un mangiatore di pane, andavo sempre a cercare nei forni greci quello prediletto, e mi trasformai a poco in neogrecista, ma un travaglio di molti anni. Quando finalmente mi fu presentato
Bertacco sarà venuto all'Istituto di Cultura, io davo informazioni culturali sulle università, sugli studi superiori in Italia, eccetera. Lui veniva per il figlio, che divenne un famoso regista, morto purtroppo anche lui. E questo avvenne nei primi mesi del 1962 e mi portò il libro uscito pochi mesi prima, Tovaso Stoccolma, di cui si era parlato tanto in Grecia, aveva fatto molto rumore. E mi era parso subito una figura affascinante. Era un poeta affermato, allora unito a Rizzos, in maniera come fossero fratelli gemelli, mentre erano completamente diversi. E era semplice, nessuna posa letteraria. E poi, vivendo in conferenza con lui, mi resi conto che come parlava con l'uomo della strada, parlava con i ministri, con gli intellettuali più noti, era di un'assoluta sincerità, nessuna posa. E questo ebbe grande importanza quando io poi tornai definitivamente in Grecia. Ero andato solo, ragazzo, tornavo con moglie e figli a Palermo e andavo in Grecia per l'estate. In una di queste estate ero nel frattempo diventato professore di letteratura neogreca e avevo pensato di leggere Retatus. Però avevo sentito parlare di poesie che era scappato all'estero, lo sapevo, non si diceva dove era. E mi arrivò qualche sua poesia inedita. Io pensai di dedicargli un corso, anno 1969-70, dedicato a lui leggendo poesie edite, note e inedite che avevo letto appunto nei manoscritti che lui mi mandava dalla Svizzera, però in maniera misteriosa, sicché non si capiva, non bisognava, perché lui era ricercato dalla polizia, quindi guai a sapere il suo indirizzo. Quando l'estate del 1969, in preparazione del corso che avrei dedicato al Trattato, andai in Grecia, cercai attraverso agganci con i circoli resistenziali di sapere dove è, dove vive. E mi fu detto, in Svizzera, a questo indirizzo, Trogen, ne parlerà, dove è andata a finire la nostra capitana? Ne parlerà, va bene, al villaggio Pestalozzi. Gli scrisse, mi rispose. Per qualche tempo ci fu una curiosa coincidenza. Ci davamo ancora di lei. Lui, non so perché, siccome abbreviavo Virrotolo, lui credeva che V dovesse essere l'iniziale di Vittorio. Forse era influenzato da Vittorio Gasso, non lo so. E mi chiamava Vittorio. Io mi sembrava, non lo so, non opportuno dirgli, ma non mi chiamo Vittorio, mi chiamo Vincenzo, Enzo, con i più intimi. Lo invitai a venire ad Atene, a Palermo. E doveva venire nell'inverno del 1970. Era già partito dalla Svizzera, ma si fermò perché nel frattempo dall'America era venuta una sua vecchia conoscenza e doveva andare a incontrarla. E rinviò, sicché venne nella primavera. Allora l'università non disponeva di fondi. Noi avevamo soltanto ogni cattedra 100.000 lire con cui potevamo dare, c'erano ancora le lire, un compenso a un conferenziere. Quindi io feci venire molti miei amici, ma come li facevo venire? Gli davo 100.000 lire e li ospitavo a casa mia, perché altrimenti non era possibile che affrontassero. Così feci con Retatus. E così poi venne fuori, il professor Lavagnini conosceva Retatus, lo aveva inserito nella sua letteratura, ma ebbe occasione, e quando presentammo agli studenti
qui ci sono presenti due professoresse che allora erano studentesse, che lessero insieme a Carolina Cupane poesie sue, edite e inedite, in italiano e in greco. E lui, Avagnina, appunto, colse il valore di questa, perché era una novità che un poeta contemporaneo venisse letto anche in opere non ancora pubblicate. E, d'altra parte, Bretanco si rimase folgorato dalla Sicilia. Cioè, lui diceva, ma la Sicilia è come il mio Peloponneso, ha su quel giù la stessa latitudine, stesso tipo di vegetazione, tipi umani assolutamente simili o uguali. E lui, dopo la neve della Svizzera, mi sembrò una boccata d'ossigeno, scrisse delle belle poesie, una di queste che si trovano pubblicate, ripubblicate da... quando dice finalmente potrò vederti da mare a mare, forse non potrò vedere il fumo delle tue case, ma almeno potrò sentire il moto dell'acqua. Professor Lavagnini corse l'occasione e gli disse se gli sarebbe piaciuto venire a lavorare al lessico che allora preparavamo noi con, assieme ad altri redattori. C'era anche Valerio Andò e poi altri ancora. E questo fu l'inizio di una amicizia che divenne familiare, che durò per tutto il tempo, fino a quando nei primi giorni il professor Nicosia a sua volta lo ospitò a casa sua, perché c'era un problema anche per lui, che l'assegno che gli poteva dare l'istituto tramite CNR non era sufficiente. E quindi il professor Nicosia, allora Scapolo, gli offrì la possibilità di ospitarla a casa sua e fu l'inizio di un'altra amicizia cementata negli anni. Passò così 3 anni al lessico, lavorò, lui faceva praticamente, assigliava gli esempi che poi noi volgevamo in italiano. Questi esempi a volte erano dettati, non era un glottologo, non era un linguista, a volte scambiava gli avverbi con i verbi, aveva problemi di sistemazione. Ma gli esempi gli uscivano, aveva una figlia che ancora viveva, a cui era molto legato, che somigliava molto a lui, ed è tolto un po' male veramente. A volte gli esempi che provenivano appunto dalle sue esperienze, purtroppo sua figlia non si è sposata felicemente, e lì c'era la sua personale, sentiva molto questo problema della figlia che... era un momento in cui lui era prima in Svizzera, poi a Palermo, il figlio ad Atene perseguitato, messo in carcere, messo in difficoltà da Theodorakis, il grande compositore. Theodorakis era esponente di una rama della resistenza greca, ma senza pianoforte non poteva vivere, e un giorno, per andare a suonare, mise nei guai tutta la catena dei suoi compagni di resistenza, tra cui c'era appunto il giovane. E il suo cruccio, e la figlia era a Parigi col marito medico che sognava di diventare un grande ricercatore e non voleva assolutamente dedicarsi alla professione medica, e lui soffriva di tutto questo. Ci sono schede in cui si vede questo, oppure l'esperienza, ed era una cosa straordinaria. Non imparò mai l'italiano, 3 anni e più a Palermo. Non poche parole di siciliano, intanto riusciva a comunicare con la gente con gesti, così poche parole. Quindi tra dicembre e gennaio del 1974 il professor Nicosia era andato non so per quale viaggio in Germania. Lui era solo, era venuto nel frattempo la moglie,
che era in Inghilterra, quindi una famiglia completamente dispersa. Città, noi ci sentivamo continuamente, la domenica uscivamo insieme, lui veniva a prendere il caffè da noi, la mattina telefonava, mia moglie gli aveva detto che era il lattaio, a vecchi tempi il lattaio veniva sotto la finestra, mungiava la mucca e se ne portava. E lui diceva il pronto, lo diceva brondo, non riusciva a assolutamente brondo. E mia moglie diceva Galatà, cioè lattaio. E telefono alla moglie, pizza. Di pizza, pizza, e dire che Nikifor presenta una emoptisi. Ci allarmammo un poco, ma non pensavamo. Allora stavamo noi a 100 metri dalla casa delle persone così. Ci precipitammo, era sotto le vacanze appunto di Capodanno, a casa sua, altro che emoptisi, un secchio intero pieno di sangue. Ci spaventammo. Allora, attraverso la conoscenza, chiamiamo un medico amico mio, tu l'hai conosciuto, quell'uomo, il vecchio comunista compagno, venne subito a zia. E disse appena lo vide, sarà una neoplasia. Gli scappò questa lettera, dimenticando che aveva a che fare con un greco. Che... E allora lui dice, con un senso di rassegnazione a... Carchinaco si dipone, un cancretto, capito? Andammo subito di gran corsa, trovammo un grande radiologo di cui si celebrava l'anniversario della morte, Finazzi, sì. Lo pregammo, lo scongiurammo nella macchina, cambiò 2-3 volte maglia, era una cosa penosa vederlo. E quando lo vide, dice, il risultato che l'ho fatto 2 giorni, vi posso dire che è una tubercolosi. Non facciamo fatti di gioia. Ah, soltanto la cara vecchia tubercolosi, quella di fronte al cancro al polmone sarebbe stato un disastro. Iniziò così il suo soggiorno all'ospedale Cervello, dove ci fu una mobilitazione. Il professor Lavagnini, che era un patriarca dell'università, degli studi, venerato da tutti, tutti i medici avevano fatto gli studi sulla Laia, sull'antologia dei medici greci, lo conoscevano, veniva lui, si interessa, andavamo un po' tutti, capirono gli altri ammalati che era un personaggio. E allora gli andavano a chiedere cose più curiose. Senta, chiamavano professore, lui si era serio, e qui il rubinetto del bagno non funziona bene, vuole dirlo alla direzione, oppure il mio cuscino è troppo duro, oppure che se... Lui prendeva nota, veramente. Va bene, me ne occuperò. E scrisse delle poesie ispirate. Una è la morte di un suo compagno di stanza, ex partigiano Luigi. 2 poesie erano ispirate alla casa del... professor Nicosia, e al professor Nicosia che suonava la chitarra, non so se lo fai ancora. E una è dedicata a mia moglie, che fu quella che intervenne per il ricovero all'ospedale, che non era la cosa semplice e facile. E così nacque questa amicizia che negli anni diventò sempre più intensa, più stretta, e ricordo come fosse oggi, quando erano andati lei e i figli nostri in Grecia prima, io non mi ricordo, avevo esami, qualche cosa qua, non so, e venni più tardi, ed era il 3 di agosto, e telefonai subito al Nikifor, il quale mi disse, guarda, io vado a Plumica, il suo luogo d'origine, per lui era il paradiso terrestre, vieni, andiamo insieme e passiamo qualche giorno lì. Io ero stanco, venivo da uno scirocco siciliano, e volevo riposarmi un po'. Dico, no, guarda, non mi sento, ma soprattutto tu non andare, perché un viaggio è faticoso, da Atene andare ora, no, sai, lì al fresco staremo tutti meglio. E fu fatale questo, perché andando lì, dove avevo ripreso a fumare, tra l'altro ero un fumatore accanito, la mattina dopo si affacciò alla porta e cadde, morì di un colpo.
senza nessuna... È una cosa dolorosissima per noi tutti. I nostri figli erano, avevano familiarizzato, il più piccolo, anzi, che andava allora alle elementari, raccontava alla maestra: io parlo con un poeta greco. E lei credeva che mi intendesse dire un poeta antico. Come gli parli? Vieni a trovarmi. Allora la maestra mi convocò: guardi, suo figlio ha molta fantasia, veda un po' di... Cosa fa? Parla con gli antichi, ma dice che parla con un poeta greco. Chi è questo poeta greco? Ah, vabbè, no, tutto tranquillo, tutto. Ma basta, io stamattina ho detto: i vecchi non si fermano più, fermatevi voi, e basta, perché tolgo spazio al collega Salvatore Nicosec, come sempre paziente con tutte e con me in maniera particolare. Grazie tanto. Questo è il libro di Pinizza, l'ultimo. Qui c'è proprio l'ultima poesia di Greta. E poi dirò a Lauro Cocchio. Poi quando finisce dirò per la cosa sulla... Allora io volevo dire delle cose, ma prendo spunto dalle cose che ha detto il professor Rotolo. La prima cosa è questa, che lui è mangiatore di pane, artofagos. Ulisse si pone sempre questo problema quando arriva presso una popolazione: ma sono mangiatori di pane o no? Una distinzione fondamentale. Perché significa la civiltà dei cacciatori e dei pescatori che non mangiano pane, e invece quella del pane, che significa produrre il pane con una grandissima fatica, con un enorme dispendio di forze, con un grande impiego di intelligenza, altrimenti il pane non si ricava. Sono le civiltà, lui capisce che se sono mangiatori di pane sono come lui, che è mangiatore di pane, se invece sono lotofagi, o di altro, peggio ancora, questo lo disorienterebbe. Io sono stato mangiatore di pane tremendo, ma sono stato punito da Demetra, che mi ha fatto venire la celiachia in tarda età, diciamo. La celiachia. Allora, un amore non corrisposto. Questa cosa, posso interrompere un momento? Prego. Visto che ho parlato anche di mia moglie, Virginia, la celiachia è lei. Mi ha proibito il pane, e io ho preso, che era la mia grande passione, perché ero sovrappeso. E sono... No, ma invece dovreste, no. Virginia, fare calma, questa medicina così. Il frigorifero non soffre troppo, perché accanto allo studio c'è la cucina, e ogni tanto fa intervalli, ma sono ogni ora qualche intervallo, mangia. E poi la pressione va in alto, scusatemi. Sì. Poi pensavo una cosa, la collana di Maria si chiama Gnata. Ta Gnata. Gnata non è singolare, è plurale, neutro. Mi veniva in mente che questo qui forse si dovrebbe chiamare Ieramata. Ta Ieramata, cioè la vecchiaia, la vecchiezza, la decrepitezza. No, perché, questo no. No, questo perché è una cosa, Nikiforos è morto, per esempio, questa cosa è nata ora, a malgrado la storia risalga agli anni 70, dal 70 al 74. Ora lo presentiamo io e Enzo, lui ricorda le della tubercolosi, che io ricordo bene che essendo tornato dalla Germania mi si disse, non ero stato presente, che dovevo disimpettare la casa. L'avevo detto io, sì. E io non la disimpettai perché dicevo, ma queste sono cose medievali. Sì. Cioè, mi pareva che queste cose disimpettare, oggi ho un'idea un po' diversa. Certo. Mi sono un po' convertito all'idea del contagio. Sì. La sintesi di questa figura di Nikiforos l'ha fatto il professor Roto, esattamente come nacque questa cosa. Questo soggiorno qui fu di 4 anni, dal 70 al 74, ma c'era stato precedentemente un soggiorno di 3 anni a Trogen, in questo villaggio svizzero che si intitolava Pestalozzi, intitolato quindi a un grande pedagogista. Pestalozzi,
che raccoglieva il dolore infantile del mondo, cioè nato nel dopoguerra per rispondere in una forma che io trovo discutibile, per rispondere alle esigenze di bambini abbandonati, lasciati così liberi, abbandonati, poi l'avevano fatto per causa di guerra, poi l'avevano mantenuto anche negli anni 70 e forse oltre per bambini in condizioni vittime di tragedie familiari, per esempio, non so, il padre aveva ucciso la madre, da tutto il mondo. Nikiforos andò lì quando pensò di andare in esilio dal regime dei colonnelli, che nella storia della criminologia viene chiamato il regime dei colonnelli, nella storia della criminologia, non della storia politica, perché si trattò, oggi abbiamo rievocato molti drammi della Grecia, abbiamo rievocato intanto la lunga lotta di liberazione dalla Turchia, 100 anni dal dominio turco, 100 anni ora, 200 anni, mi pareva 100 anni, 200 anni nel 2021, e poi abbiamo rievocato, non abbiamo rievocato le guerre balcaniche, abbiamo rievocato 1912, quando si unifica poi una parte che non era libera, una parte della Grecia, poi abbiamo parlato dello scambio, tremendo scambio delle popolazioni, perché se un quartiere di Atene si chiama Nea Smirne, è perché la nuova Smirne, si erano trasferiti in blocco, è una cosa terribile, lo scambio delle popolazioni è stato ed è, continua ad essere, e gli inglesi hanno tagliato, se voi badate bene, i confini del Medio Oriente, sono una linea retta dovunque, una linea retta, la Siria, una linea retta, poi c'è l'Afghanistan, tutto a linee rette, che era la brutale divisione di unità, invece che umanamente andavano trattati diversamente. Bisognava fare molte curve per tagliare questa popolazione, perché non era così. E questa è stata l'origine, poi basta pensare cosa ne è stato dei curdi divisi in tre stati diversi. Quindi abbiamo parlato anche di questo e non è capitato di parlare, abbiamo parlato della guerra civile, una cosa che pesa ancora nella coscienza di qualsiasi greco, perché la moglie di Nikiforos, Pizza, aveva due fratelli schierati in campi avversi, cioè uno poteva ammazzare l'altro di questi due fratelli e reciprocamente, perché era una guerra feroce. Noi siamo, l'Italia è stata salvata da questa guerra da Togliatti, che quando furono così c'era chi voleva che si facesse la rivoluzione, non disse no, la cosiddetta svolta di Salerno, no, noi siamo un paese democratico, però ed evitò una guerra civile che invece la Grecia combatté anche per intervento delle potenze straniere. Del soggiorno di Nikiforos a Palermo, io ho detto tante volte, perché ci possono essere persone che l'hanno sentito 10 volte, persone che non hanno sentito nulla, non dico nulla se non qualche piccola cosa, sì. Per esempio, che era spiritoso, di un umorismo sottilissimo. A una persona che gli disse, un italiano, senta professore, ma lei è addolorato, ed era così proprio, a volte addolorato, è troppo, lei è una persona addolorata, io sono, dice no, dice signore, questo all'esterno, all'interno va molto meglio, come se ci potesse essere un dolore che non è dolore all'interno e che si traduce invece in un dolore all'esterno. Alla moglie che gli diceva, Nikifore, devi mangiare lattughe, perché le lattughe hanno vitamine e sono pure afrodisiache, gli disse. E lui rispose, re Pizza, ho l'impressione che non ci salveranno tutte le lattughe dalla terra. Un grande poeta, anche nella maniera di comporre, prendeva appunti su qualsiasi cosa, appena trovava un foglio di carta, che erano soprattutto
pacchetti di sigarette, che erano sempre, questi pacchetti erano pieni sempre di versi, perché gli veniva o un verso o anche una sola parola, lui la segnava perché doveva usare quella parola, gli era venuta in mente qualche cosa. Stiede 4 anni qui, il regime dei colonnelli, questo che io dico, che viene chiamato il regime dei colonnelli, la junta in greco, la giunta, durò 7 anni, che furono esattamente gli anni dell'esilio suo, 3 anni a Trogene e 4 anni. Tornò in Grecia quando finì questo regime, quando cadde miseramente questo regime che era stato messo su dagli americani, poi crollò per il problema di Cipro, perché non seppe gestire la vicenda di Cipro, che ancora oggi è uno dei pochi paesi dove c'è un muro divisorio tra una popolazione e l'altra, un'altra cosa assurda. E quindi rientrò in Grecia, collaborò con noi al vocabolario, scrisse molte cose qui, molte opere, tra l'altro un'opera Prometeo, e rielaborò una sua autobiografia che si intitola Odini, cioè Dolore, che Daniela ha tradotto in italiano, e scrisse anche delle poesie. Queste poesie si trovano tradotte in questo volume. In questo volume, Nikiforos Bretakos, un grande poeta greco, questo da Palermo, ce ne sono là delle copie. Chi non l'avesse, noi non siamo come la professoressa Caracausi, che i libri non li dà, noi lo diamo a tutti quelli che lo trovano, perché ne abbiamo lì. Perché ci dicano, scrivano il nome, perché non vogliamo dargli 2 volte, ecco, così, perché ci mettono il nome, il nome della persona a cui lo dà. E questo volume è nato così, è nato perché abbiamo fatto vari convegni sulla poesia di Bretakos, sulla sua attività, abbiamo detto facciamo un volume, e questo volume contiene la lapide. Sì, e questo volume contiene un saggio del professor Rotolo sul poeta, poi c'è un saggio di Renata Lavagnini sul suo contributo alla redazione del lessico, cioè ne ha parlato anche il professor Rotolo. Poi ci sono 2 ricordi, uno di Vera Gerenzia e uno di Valeria Andò, che era presente da studentessa alla prima volta che venne Bretakos per la prima conferenza. Poi c'è un saggio di Ippolito sul Prometeo che fu scritto qui a Palermo, e poi tante altre redazioni, un saggio in cui fa un acuto confronto col Prometeo di Eschilo o di chiunque esso sia, e poi un saggio di Maria Caracausi su un saggio di Bretakos su Kazantzakis, personaggio di grande rilievo. E io ho fatto alcune cose autobiografiche sulla mia convivenza con lui, che era veramente una convivenza di grande comunicazione, di silenzi, di ascolto di musica in occasione delle notizie che arrivavano dalla Grecia, per esempio di Panagoulis che era in prigione, oppure qualche amico suo che moriva, le lettere che gli scriveva Rizzos e che lui portò con sé, una vita effettivamente di lavoro, di indipendenza e di amicizie soprattutto. Quando abbiamo pensato di fare questo volume era l'anno 2018, Palermo capitale della cultura. Come Istituto Gramsci abbiamo fatto una domanda, abbiamo fatto un progetto per la pubblicazione, siccome Palermo capitale della cultura era intestata all'accoglienza, che è una parola d'ordine di Orlando, e oggi lui ricordò questa cosa, all'accoglienza, abbiamo fatto questo era un caso di accoglienza, era un caso di solidarietà politica e culturale, perché politica nel senso che noi eravamo ovviamente contrari a quel nefasto regime dei colonnelli che bloccò la Grecia
nel momento nel 67, nel momento in cui nel mondo esplodeva il 68, la Grecia fu bloccata da questi colonnelli nel suo sviluppo, persino nelle abitudini normali, insomma non conobbe la contestazione, non conobbe il 68, perché ci fu questo regime che bloccò, oltre alle altre conseguenze sul piano politico, e quindi questa era un esempio, il nostro, di accoglienza politica e culturale e di collaborazione, perché lui lavorò, gli veniva dato uno stipendio modesto come potevamo darglielo noi, però lavorò al lessico. Tutto questo fu finanziato da Palermo, capitale della cultura. Abbiamo fatto un incontro, l'ultimo di alcuni incontri, e poi abbiamo fatto la redazione del volume, ma nel frattempo l'Istituto Bizantino aveva chiesto all'amministrazione comunale di intitolare, di mettere una targa di marmo nel luogo in cui lui aveva abitato. Non so chi di voi, forse molti l'hanno già vista, chi non l'ha vista, se va a Piazza Matteotti, Via Libertà in fondo, Piazza Matteotti, quartiere già Littorio e oggi Matteotti, troverà una lapide, cioè proprio sulla casa, era un giardino. L'ingresso era a Piazza Edison 2, difatti due poesie siciliane si intitolano Piazza Edison 2, due di queste poesie. Dimenticavo di dire che le poesie siciliane si trovano qui in appendice al volume, tradotte dal professor Rotolo, che le aveva già tradotte precedentemente, e poi ha rivisto questa traduzione e l'abbiamo. E venne il sindaco all'inaugurazione, nella copertina si vede appunto la fotografia di Maria Caracaus, e si vede quello che c'è scritto: in questa casa dimorò negli anni dell'esilio dal 70 al 74 il poeta greco Nikephoros Vretakos, e poi ci sono la data di nascita e di morte, quella di morte è 1991. Il soggiorno a Trogen precedentemente si trovò in questo Kinderdorf, in questo villaggio dei ragazzi, che era organizzato, io ho detto in maniera discutibile, perché io tutti questi esperimenti in cui si crea una realtà un po' artificiale mi sembra che siano sbagliati. Una volta in Sicilia ci fu un prete, si chiamava La Placa, ed era un prete delle Madonie, che pensò di fare una scuola di geni, cioè ragazzi, bambini che dimostravano grande capacità, grandi capacità matematiche o fisiche. Lui ottenne un finanziamento e stavano tutti assieme, polli all'ingrasso, non è nato nessuno, forse gli è passata pure l'intelligenza che avevano, non è nato nessun genio da questa operazione, che è qualcosa di nazista in qualche modo. Cioè, Hitler l'aveva pensato. Sì, certo, Lebensborn, ci metteva i fusti e le ragazze più prospere che avevano in Germania, che ce n'erano moltissime, per fare la razza pura. Lì facevano, in questo Kinderdorf facevano, indicavano per ciascun bambino il papà e la mamma, padre e madre, cioè persone che lavoravano lì, come Nikephoros fu padre di una di queste case del Kinderdorf. Lui era il padre, finto naturalmente, finto, tanto valeva affidarla a una famiglia, se c'era una famiglia vera, piuttosto che questa cosa in mezzo alla neve. Tra le battute di Nikephoros c'era quella che ho raccontato tante volte, che lui chiese lì al Kinderdorf: ma quando viene l'estate? E quello gli disse, lo svizzero gli disse: l'anno scorso fu un martedì pomeriggio. Quindi, per dire che qual era il clima, per cui a lui la visione della Sicilia col sole che gli richiamava moltissimo la Grecia fu una cosa decisiva. Scrisse delle poesie e scrisse dei racconti anche, che sono pubblicati in questo soggiorno di Nikephoros Vretakos, racconti e poesie, questi da accurati Maria Caracausi, ma al solito con questa, devo dire, coraggiosa e incoraggiante
prospettiva di far lavorare i giovani su una materia, per le ragioni che hanno detto le persone che hanno parlato oggi della traduzione, cioè la capacità di poter entrare in sintonia, di poter trovare le parole, un'operazione bellissima. Comunque questi ragazzi si cimentano un po', molti di questi volumi sono così, e quindi alcuni i racconti sono belli, perché Nikiforo a Trogen, uno come lui che era interessato all'umanità, cioè la questione dell'uomo è fondamentale per Nikiforos. Là si trovava veramente in una situazione in cui non poteva non trarre ispirazioni dalle storie terribili che si riverberavano dell'esperienza di questi bambini. In uno che si intitola Orfeo Ridice, c'erano, sono due bambini, un bambino ha assunto un disturbo per cui non vuole vedere le persone, vuole stare sotto il letto, perché quando il padre aveva ucciso la madre lui si era rifugiato sotto il letto, e poi scende in una miniera e non vuole uscire più, come Ciaula, almeno quello Ciaula usciva e c'era la luna. Quindi è un'opera che completa di Soggiorno a Trogen, c'è la traduzione di questi scritti, completa il quadro del poeta in un momento importante, perché è il momento in cui lui è uscito dall'oppressione dei colonnelli, è andato in Svizzera e quindi si ritrova in una situazione che non doveva essere molto piacevole, e comunque c'è rimasto tutti gli anni, fino a quando non trovò questa possibilità di trovare qualcosa che per lui costituisce un miglioramento della condizione. Se c'è margine poi dopo, io vorrei leggere una poesia, perché è intitolata Maria Gallo, persona alla cui scomparsa ci ha addolorato moltissimo, perché era la base del vocabolario che facevamo, era la colonna portante, e c'è una bellissima poesia, poi la può leggere qualcuno dopo. C'era il professor Rotolo, vuole dire qualcosa? Sì, ma di questo non abbiamo parlato proprio. Sì. Questa è un'antologia di Dreptakos che è uscita da poco, tra l'altro, professor Rotolo, forse possiamo leggere qualcosa che ha già scritto il professore Giardino, che purtroppo è dovuto andare via. Magari si dimenticano un po'. È una raccolta di poesie di Dreptakos che attraversa tutte le sue raccolte, cioè ci sono poesie tratte da tutte le sue raccolte, dalle prime alle ultime, e il filo conduttore è quello dell'amore. Amo Agapò Areiparco è appunto un verso di Dreptakos, e la traduzione è il titolo di questo volume, che veramente mi raccomando, perché dà un'immagine dell'attività di Dreptakos, della poesia di Dreptakos nel suo svolgersi, dall'età più giovanile, potremmo dire, fino all'età avanzata, sempre però con questa sensibilità verso tutto quello che è umano, tutto quello che è degno dell'attenzione e dell'affetto, e sempre improntato a amore, pacifismo, atteggiamenti costruttivi nei confronti dell'esistenza. Infatti il saggio, che la recensione del professor Giardino, si intitola Non posso odiare, e ve lo leggo di nuovo, professoressa Contadino. Urto is next in relation to the nation. Non certo di un'estensione affettiva, tratta l'antologia poetica Amo Ergo Sum di Nikiforos Dreptakos, dato alle stampe da Multimedia in un tormentato 2021. Piuttosto essa ne rivela quella continua distillazione operata dal poeta nell'intimo delle sue passioni, mai scisse dall'alto senso civile, caratterizzando l'impervio cammino del suo corpus creativo. Qui, nella traduzione di Vincenzo Rotolo e lungo la dinamica critica che si agita nella prefazione di Maria Caracausi, ecco riaffiorare una sorta di empatia trascinatrice, in cui il verso che tutto avvolge e tale viluppo attiene all'esistenza e al suo coinvolgimento con la crudezza della realtà, esprime, a fronte del titolo speziato di cartesianesimo,
l'inderogabile andamento locutorio ben stanziato sull'indubitabilità dell'essere disperatamente un soggetto, malgré tu, aperto all'amore. Ed è proprio la forte quota espressiva di tale sentimento a vincere, come egli asserisce, la ferinità della stessa morte. Un frantume di pensiero si espande in modo perpetuo da Brettacus, accostato a quella corsia parallela praticata dal saggista e poeta ebreo algerino Nathan André Kouraki, il quale pone l'accento, munito di una precipua vitalistica veemenza, nel suo scritto forte come la morte e l'amore, non tanto sul superamento quanto sull'ineluttabile simmetria tra morte e amore. Comunque è chiaro come l'approdo finale del concetto sancisca in ambedue le affermazioni la potenza ineludibile del bene elargito al mondo. Così in Brettacus affiora, rileggendo la profondità del mondo, la biogenesi del suo fare poetico divaricato in una franca tripartizione tra quanto ci circonda e avvince e i dispersi sentimenti posti a ventaglio nell'umano cosmo, in un continuo e vorace attingere nel catino colmo degli amori e dei dolori. Egli traccia e lancia, nell'intensità del testo preghiera, l'accorato grido e il singhiozzo speranzoso in cui, volto al Signore, lo invoca. Guardami, come insisto dietro le orbite delle tue ultime creature. È vano che tu mi affatichi di più. Lasciami, gonfiato tranquillo sotto la pergola, delle tue stelle piangere. Non posso, mio Signore, odiare, amami. La richiesta di tale amore si fa aspra proprio nell'insensato nutrirsi della violenza per una guerra vissuta e che tenta di stravolgere e cancellare le cose amate assurte ai millenni sacri e gli uomini a icone del quotidiano. In tal modo, nel paesaggio umano della città fiabesca, egli annota come proprio le voci cambiavano suono. La musica parlava di cose, non successi. Il sole si faceva triste. Tutto dunque va perdendosi. La città, gli agnelli, il bosco. Il poeta di Croquès, vissuto a Palermo dal 1970 al 74, involontario esilio da quella che nella criminologia che nella storia della criminologia è passata come dittatura dei colonnelli, lo ricorda Salvatore Nicosia, il quale ne trasse un sodalizio umano e intellettuale riportato nella cura del suo Nikiforos Vrettakos, un grande poeta greco esule a Palermo, accoglie in sé la fortezza del monte Taigeto, tanto da far dichiarare al poeta: mi è irrorato di azzurro, di aspro sangue, sole e verde, fino a temprarmi l'anima come la sua pietra, fino a incidere nel mio cuore i suoi profondi burroni. Tra i suoi accorati versi, scritti nel 1991, anno della sua scomparsa, in Sono un vecchio, è proprio l'assenza di qualche scatto giambico che ha caratterizzato larga parte del suo vissuto poetico e biologico ad offrirci maggiore ponderabilità alla parola, al sentimento schietto in cui già l'incipit «Sono un vecchio e sono un bambino» offre quell'ilomorfica fusione di forma contenuto. Il fanciullo, aristotelicamente vita potenziale, è ripreso per mano da Brettacus. Il vecchio, invece, è consapevole che ciò che ha fatto è fatto. D'altronde la bottiglia l'ho già gettata, afferma. Rimane intatto l'aereo stupore del bimbo che osserva la cima del mondo, del monte e il firmamento. La sua rivelatrice Bibbia di musica. Questa è la poesia del bimbo. Poesia sulla poesia. Allora, lei voleva dire qualcosa? Forse... Qualcuno che legga la poesia? La legga lei. Lei. Certo. Volevo dire un'altra cosa. E col tempo sono state pubblicate le lettere che Nikiforos scriveva quasi quotidianamente e le numerava. Difatti il titolo del libro è Lettere numerate. A una signora che si chiamava Calliope in Acopulu, del suo soggiorno, è stato interessante leggerlo perché c'era il riscontro delle cose che noi vivevamo con lui e come le raccontava lui, cioè veramente una cosa molto interessante. No, non c'erano
discordanze, c'erano battute semmai spiritose. Questa ha dato un riscontro a questa biografia palermitana, un riscontro molto particolare, ma riguardava anche gli anni di Trogen con questa signora. Negli ultimi tempi hanno tirato fuori l'attenzione che la polizia politica poneva a Bretacos quando si trovava, anche quando si trovava qua a Palermo. Cioè, lui, il Fakelos, cioè il dossier che lo riguarda, si intitola O comunistici, il comunista. Lui non era comunista, era semmai per la comunità umana, ma una cosa del genere i colonnelli non potevano capirla mai. Comunistissi era perché era comunista, quindi questa è una semplice definizione. La poesia è per Maria Gallo. Siccome c'è un errore nella traduzione, non nella traduzione del professor Rotolo, del tipografo, così abbiamo l'occasione di chiarirlo meglio. E questa è una bellissima fotografia di Nikiforos. Ah, c'è la fotografia di Nikiforos in questa rivista che ha... Ma dov'è? Mercato a Porto di Magnolia. L'ultima è... Sapendo... è un ritorno di Nikiforos a Palermo. Lui non era presente quando morì Maria Gallo. L'anno Maria Gallo quando? Nel 79. Nel 79. Lui era andato via nel 74, poi tornò. E abbiamo delle fotografie di quando tornò con alcuni dei presenti. E scrisse questa poesia per Maria Gallo. È proprio dedicata. Incontro sotto le magnolie. Si incontravano in Viale delle Magnolie, veramente precisamente al bar delle Magnolie, che non so se si chiama ancora così, è quello di fronte al cinema. L'ex cinema. Sapendo che non eri lì dove seppellirono il corpo dolente, non ti visitai. Quel sorriso gremito di angeli te lo carpì Dio, prima che ti riponessero nella terra, perché andasse e venisse sopra Timpa, sopra Monte Pellegrino e indietro fino a Isola delle Femmine. Di tali sorrisi ama adornare i suoi paesaggi Dio. Mentre passeggiavo sotto le grandi magnolie, tu scendesti, risalisti, ti salutai, mi salutasti, e di nuovo riparasti lassù nella luce del tuo ordine divino. Tra parentesi, è un mito la morte, quando la memoria come stella cadente si lascia dietro una bella bianchissima luce. Questa è la poesia che nel libro l'errore è in questo, sapendo che non eri lì, invece dice sapendo che eri lì, che deforma il senso completo. Abbiamo fatto così un'errata corrige al libro, che lo diamo gratuitamente, anche se qualcuno volesse si rivolgere all'Istituto Gramsci, prima che il comune lo chiuda, lo diamo gratuitamente perché fu finanziata, la stampa fu finanziata da Palermo Capitale della Cultura, in seguito alla domanda che avevo fatto io perché finanziasse questa cosa. Il sindaco è stato molto, molto generoso, molto, e abbiamo potuto stampare questo libro, perciò chi lo volesse fa una telefonata da Gramsci, lo prenota e glielo daranno senza. Io ho segnato il filologo. Sì, va bene. Ora tocca a Maria Caracaosi parlare sul giorno a Trogen, però prima vorrei dire una cosa che riguarda proprio lei. Avete seguito attraverso questa rassegna in queste giornate e quelle che seguiranno, quale attività ha svolto Maria Caracaosi in questi anni in cui si trova a guidare la cattedra di lingua e letteratura greca, e l'entusiasmo con cui non solo ha
saputo portare avanti il suo compito accademico, ma anche trasmettere nei giovani di oggi questo stesso entusiasmo che lei aveva da ragazza, a ora che è una ragazza matura, no, ancora giovane, e che mette in tutte le sue cose, senza risparmio di energie, dedicandosi totalmente con grande coraggio, e così, iniziative di ogni tipo, che veramente sono da ammirare. Inoltre ha mostrato anche la sua generosità, accennando, parlando, prima che io venissi, di un'iniziativa parallela che ha svolto un'altra. Noi nel campo del neogreco abbiamo avuto delle perdite dolorose a Palermo. Maria Gallo se n'è andata a soli 48 anni, con un'intelligenza luminosa, una traduttrice di grandissimo talento. Le sue traduzioni del libro proprio sopra Tacos sono veramente meravigliose. Era dotata di un grande gusto e poi aveva per la Grecia una passione, come dire, quasi istintiva. Però era di un'altra generazione, lo dico io che sono suo coetaneo, perché lei scriveva e nascondeva tutto in una scrivania che aveva. Non voleva pubblicare, cioè credeva che svelasse se stessa, la sua interiorità, nella pubblicazione. Quante volte io mi dicevo, ma queste cose pubbliche, pubblichiamole. Anche in questo retaco, quasi con la forza l'abbiamo pubblicata. Aveva un pudore, direi quasi, di svelarsi attraverso i suoi lavori, ed era dotatissima. A parte la sua conoscenza della lingua greca, aveva un italiano bello, diciamo così, quello che per noi, la mia generazione come quella sua, ha avuto il siciliano come lingua madre e l'italiano come lingua che si imparava a scuola. Quindi il nostro italiano è un pochettino ricercato, non è quello di Lavagnini Toscano o di Maria Gallo, che lavorava sui lessici. Ebbene, oltre alla Maria Gallo, morta, ripeto, a 48 anni, dopo aver rifiutato una proposta di assistentato quando era più giovane ancora, e così via, abbiamo avuto la perdita di Ines di Salvio, di cui ha parlato appunto Maria Caracausi. Un po' più avanti negli anni, ma giovanissima, altra mia allieva, dotata, brava neogrecista, aveva concepito un piano analogo a quello di Maria Caracausi. Tutte e due, queste professoresse, sono state artefici di iniziative importanti. Maria Caracausi, col suo impegno, con la sua capacità organizzativa, è riuscita a portare avanti. Ines di Salvo è stata frenata in un progetto ambizioso, forse anche pretenzioso, editoriale, che mirava a, in maniera analoga al tentativo appunto portato avanti e realizzato da Maria Caracausi, a valorizzare i giovani che si formavano alla sua scuola, a cui aveva dato un nome prestigioso, come Maria Caracausi ha tratto da un verso di Gazzos, il titolo della sua collana Agnata. Lei ha preso Romiosini, che è, come tutti sapete, il titolo della raccolta poetica di Rizzos, a una collana che doveva assegnare a una dozzina circa di giovani delle opere. Questo progetto è stato fermato dalla sua morte prematura, però qualcosa sta maturando e speriamo che presto possa aversi almeno alcune prove di questo impegno. Devo dire che lei aveva lasciato una traduzione inedita, altre cose anche lei aveva pronte, tanti lavori, tante traduzioni
una in particolare io avevo già preparato per una prefazione più di 15 anni fa e non ha visto la luce, e non so che fine abbia fatto. Di un'altra traduzione, che invece doveva essere alla testa di questo progetto editoriale, di un poeta cipriota interessante dei nostri giorni, Haralambidis, e lei lasciò la traduzione, che non era ultimata, aveva bisogno di qualche ritocco finale. Grazie all'intervento di due sue fedeli amiche e colleghe, Antonella Sorci, che ha dato prove di traduzione dal neogreco all'eva del professore Nicosia e mia, perché cominciò come grecista classica e poi approdò al neogreco grazie anche a un soggiorno in Grecia, grazie appunto all'impegno di Antonella Sorci e di Deborah Cacciafeda, che ha una ascendenza greca perché per via materna una nonna greca è stata iniziata alla neogreca, sono messe sotto, hanno trovato tra le reliquie della povera Pina di Salvo queste sue, questi suoi saggi di traduzione e l'hanno perfezionata e portata. Allora, questo lavoro di Haralambidis, una traduzione di un romanzo poliziesco interessantissimo della figlia di Rizzos, che è un libro veramente originale, tradotto da Antonella Sorci, poi un libro quasi classico, direi, della letteratura contemporanea, di un grande scrittore greco che non è più in vita, Andreas Frambias, tradotto dalla Cacciafeda, Feda, Pestilenza, di cui io mi ero occupato un po', e che ha costituito la sua tesi di dottorato e poi la traduzione. Questi sono già lavori pronti. E insieme poi ci sarei anche io, ex allievo, veramente io me l'ho tirato indietro, ma fino alla vigilia della sua morte, perché fu una cosa straziante la sua fine. Lei, lasciatemelo dire, si lasciò andare, stava male, e io le avevo segnalato un dottore bravissimo che aveva fatto bene a un nostro anziano collega, perché lei aveva dei dolori e credeva che il fatto che una macchina l'aveva ostata fosse l'origine, invece era il male, il cancro. Quando esplose era troppo tardi e io non volevo partecipare. Siccome lei sarà ricordato che io avevo fatto in un lontano corso... Era esposto lì. Ah sì? Ma sì, l'avevo esposto. Io non ce l'ho più. Romeo Sini di Rizzos. E aveva detto che ci teneva a questa cosa. Allora... mi sono rimangiata il mio rifiuto di farla, ho dato la mia traduzione, che è stata, io ho una ripulsa naturale, ero un bravissimo dattilografo di due dita, ma velocissimo con la macchina da scrivere, e poi mi sono convertito alla IBM, la famosa IBM delle Brigate Rosse, la padroneggiavo bene. Da quando sono entrati i computer, io non so più scrivere, la macchina da scrivere non esiste più perché ho delle vecchie macchine, ma non trovo più i pezzi di ricambio. Antonella Sorci ha avuto la gentilezza di trascrivermi questi testi manoscritti, e quindi avremo queste quattro opere in corso di stampa che saranno al più presto definite. Fondi non ce ne sono, ma li troveremo personalmente e li porteremo avanti. Ma di questo devo essere grato a Maria Caracausi, che, ripeto, ha attivato in maniera... Io sono un pessimo organizzatore, anche il fatto stesso che abbia una naturale ricorsa verso i computer, eccetera, dimostra come sia poco pratico. Maria Caracausi, viceversa, è bravissima in tutto, anche in tutto. Questo, e sa organizzare come queste splendide giornate che ci ha visto raccolti qui, vecchi e giovani, antichi e moderni, attorno a questo tavolo lavoro. E ora
mi sono permesso di divagare sul tema e penso che sia il momento che lei ci dica qualcosa di questo Nikiforo Dovretakos a Trovia. No, ma non dirò null'altro che non abbia già detto il professore Nicosia. È un libro molto bello, molto, molto doloroso, ma molto bello, molto adatto soprattutto ai giovanissimi, quindi molto adatto anche per le scuole. Io consiglio a tutti di leggerlo. Il nostro vanto di noi traduttori è che il professore Nicosia ha detto: ma io non li conoscevo questi testi. Allora, questo per noi, che lui, che è un conoscitore di Dovretakos, è stato anche amico, non li conoscesse, naturalmente ci ha dato anche un certo incoraggiamento, per non dire quasi, insomma, un canari, ecco, ci siamo un po' vantati di questa cosa. Quindi il libro circolerà come gli altri. Questo libro è il numero 8 della serie Niata, è stato anche questo prodotto con sovvenzionamento, autosovvenzionamento, cioè anche io sono stata una guest in questa, in questo volume, abbiamo pagato un tanto l'uno. Non è tanto strano, University Press non ci sovvenziona, però diciamo che ci aiuta a fare circolare i libri greci, per cui accanto a Niata e a Niata Maiora vedrà la luce presto anche questa collana Roniosini, e quindi forse penso che University Press sia l'unica casa editrice italiana che ha ben tre collane di neogreco, Niata, Niata Maiora, Roniosini, quindi un record. Vorrei dire, a proposito di Eri Rizzu, che è previsto che esca anche il medico di campagna, il medico di provincia, con gli Atrostis Eparchias di Eri Rizzu. Per me è stata una liberazione. E questo volume lo traduce una ragazza che non è qui oggi perché ha una supplenza a Torino e si chiama Maria Mendola. Mentre un'antologia di Magrianis, un po', fra un po' più di tempo, uscirà sempre nella collana Niata. Quindi abbiamo dei progetti ambiziosi, l'aiuto il sostegno che ci ha promesso il Ministero della Cultura ci incoraggia su questa strada, ma abbiamo anche, per fortuna, io non so come mai, com'è che sono tutti così gentili e carini con noi, ma conosco continuamente altri foris, come dire, altri enti, altri organismi della Grecia che si interessano e che ci propongono di collaborare. E per esempio ora, quando sono stata ad Atene, ho conosciuto delle persone di Idrima Kostopoulos, Idrima Laskaridis. Insomma, ci sono delle buone speranze, oltre all'Idrima Urani, che ci sostiene, che ci ha già regalato libri per la biblioteca per più di 2.000 euro e che speriamo che sovvenzioni anche le edizioni di Niata. Quindi io vi ringrazio, questa giornata è stata infinita però molto felice. Per me la Grecia è una passione, di questo, come vi ho detto, questa è una cosa personale, vabbè, per me la Grecia è una passione. Di questo devo ringraziare il professore Rotolo, perché se a 18 anni, per caso, non avessi pensato che volevo imparare una lingua nuova e invece di andare a fare un corso a pagamento mi mettevo subito il neogreco a 18 anni, forse la mia vita sarebbe stata diversa. Invece migliore, la Grecia migliore. No, e chi lo sa, invece la Grecia ha segnato la mia esistenza, è una delle cose più importanti della mia vita. Veramente, quando dico che per me è una patria spirituale, non nego, quando mi sento, mi trovo in Grecia e mi chiedo: ma perché, ma che ho fatto di buono per meritare tanto? E questo lo devo sempre al professore, quindi io penso che questo omaggio al mondo greco è anche un omaggio a lui. Fatemelo dire, lo posso dire, perché tanto ormai, a parte il piacere che mi ha di parlarvi e farmi consigliare, qualche volta farmi tirare le orecchie, sono un po' masochista, a parte questo, diciamo, lo posso dire perché non c'è nessun sospetto di piaggeria ormai, insomma, siamo troppo avanti negli anni tutti e due. Io per fare carriera, il professore per no, io. Grazie a tutti di essere qui e grazie al professore. Grazie al professore Nicosia, che è un altro amico, qui viviamo di miti. Io indegnamente sono stata levata. Un'ultima appendice e poi prometto che non apro più bocca. No. Io cerco, dall'alto della mia età più che veneranda, dove veneranda non viene da Venere naturalmente, dico sempre storicizzando, che questo è un merito, non lo dico perché appunto ho detto Maria Caracalla si piaggeria, che piaggeria potrei avere io per Bruno Lavagnini, morto da 25 anni, è stato lui. Lui ha portato la Grecia moderna a Palermo. Quindi tutti quelli che oggi ci occupano del greco moderno,
più o meno consapevolmente siamo suoi nipoti, figli, nipoti, pronipoti, e di questo non dobbiamo dimenticarci, perché è stata una sua invenzione, questa della letteratura moderna, che era sconosciuta in Italia, assolutamente sconosciuta. Se non fosse stata quella guerra sciagurata, non avremmo mai saputo nulla della Grecia. E io ricordo una volta, si facevano le elezioni politiche del 53, quella della cosiddetta legge truffa, e ero studente di... prima, del 47, nelle elezioni precedenti, a Piazza Massimo avevano eletto una tribuna per una... E improvvisamente, io ero studente di liceo appunto, sentì all'altoparlante, facevano le prove dell'altoparlante, e sentì un tizio che diceva «Embros, embros, ena, dio, tria». Capì che era la lingua greca, ma che greco è questo? Non è il greco nostro. Era un reduce, un soldato. E io ho conosciuto molti reduci. La maggior parte confondeva la Grecia con l'Algeria, erano stati prigionieri in guerra, non sapevano bene. Ma qualcuno mi sorprendeva, una Pasqua fatta a Salonicco, a un tavolo, c'erano 10 operai greci e italiani che dovevano montare su delle opere idriche per la Grecia in conto riparazione di guerra. Questi tutti erano genovesi, milanesi, eccetera. Nessuno di loro sapeva il greco, tranne uno, il quale parlava un greco che io invidiavo, con un accento greco perfetto. Non aveva mai studiato né greco antico né greco moderno. Questi erano gli unici. Poi della Grecia moderna non sapevamo nulla. Sui giornali, anche la Sicilia scriveva, fino al 1948-49, le vicende dell'esercito del generale Marcos contro le forze governative, le battaglie che poi si sa quando a finire, eccetera. E quello che diceva il professor Nicosia, quando per Togliatti, me lo ricordo, un vecchio comunista greco che era uno di questi, era l'autore Frangias di cui parlavo poco fa, e quando ci fu l'episodio di cui ho sentito parlare dell'attentato a Togliatti nel 47, mi pare, e Togliatti ferito con questo pazzo siciliano Ferrante, come si chiamava? Disse ferito perché i partigiani nel nord erano scesi, Genova era stata occupata, la prefettura di Bologna era stata occupata, e i partigiani avevano disseppellito le armi. C'era un fermento straordinario, perché questo era un pazzo, no? Assolutamente, però sembra l'impressione che fossero i servizi segreti che avevano provocato questa cosa. E i partigiani subito, togliateci una cosa, dite ai ragazzi di tornare a casa, di non fare la follia greca. Questo disse. Perché Togliatti sapeva quello che l'Italia apparteneva, e che questa sarebbe stata l'occasione per fare una guerra civile, un colpo di Stato in Italia e purtroppo in Grecia. In questa rassegna di morti, vivi e semivivi, un nome, consentitemi di fare, Antonieso Fichito, perché veramente è stata non una lettrice, è stata l'ambasciatrice della Grecia in questo momento. Allora, chiudiamo qui perché tra poco il professore di inglese ci... Viva la Grecia, viva... E viva Maria Caracalla. No. Censuriamola.